Buongiorno a tutti, iniziamo il secondo talk di Visualize, More Than a Week on Data. Il primo incontro ha visto protagonista John Greenwade, adesso introduciamo invece una lezione, un talk aperto di Leonardo Romei, docente di semiotica all'ISEA di Urbino e titolare di uno studio di progettazione, QZR. E lascio a lui insomma anche l'introduzione e chiaramente invitiamo tutti i presenti a registrarsi dopo all'ingresso per il laboratorio dal basso e invitiamo anche chi ci segue via streaming a intervenire anche con dei tweet sul nostro account che è a @liadichivi. E dopo faremo anche avremo uno spazio di interazione anche con il docente. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, alle persone qui presenti, a quelle che ci seguono in diretta. Innanzitutto vorrei ringraziare Andrea Auffieri, Marco Spinelli per avermi invitato. Ho accettato con molto piacere perché, anche se è la prima edizione, ho colto subito la professionalità dell'organizzazione e anche l'interesse dell'evento. Quindi ringrazio per avermi invitato e cercherò di fare il meglio per rispondere alle loro aspettative. Allora, ringrazio anche Martin per essere presente in sala. Allora, questo talk è dedicato ad esplorare alcune questioni relative ai processi di comunicazione e a strumenti e metodi che possono servire a comprendere in modo migliore il funzionamento di un processo di comunicazione di una serie di informazioni. La situazione da cui partiamo, se vogliamo schematizzare un processo comunicativo ai suoi estremi di astrazione, è quello di un soggetto che parla con un altro soggetto. Aspettate, ovviamente ho sbagliato. Ecco, questa era la prima slide. Di un soggetto che parla con un altro soggetto. Questo soggetto comunica, fa una domanda a partire da dei codici che sono conosciuti per il soggetto emittente del messaggio, ma il soggetto ricevente, come, non conoscendo i codici, non è in grado di rispondere e di interagire con il soggetto che emette il messaggio. Alla domanda di chiarimento dal punto di vista del ricevente, l'emittente come risponde? Risponde dicendo molto semplicemente: c'è un codice di riferimento a cui io appunto ho attinto le relazioni tra segno e contenuti e quindi ti invito insomma a fare riferimento a questo codice. Come notate infatti il soggetto emittente ha nella testa un piccolo libro che simboleggia in questo caso il codice. A questo punto quello che fa il soggetto ricevente è quello di acquisire, studiare il codice, quindi acquisire il sistema di correlazioni tra un segno grafico, una forma grafica, un'espressione ed un contenuto, e dopodiché acquisisce il codice all'interno delle sue conoscenze e competenze ed è così in grado di interagire con l'emittente e quindi risponde anche con due punti esclamativi, perché a questo punto è felice, no, di essere stato in grado di dare una risposta. E come vedete il flusso diventa bidirezionale. La situazione comunicativa di due persone che parlano è bidirezionale, ovvero c'è la possibilità di uno scambio bidirezionale delle informazioni. Quello che avviene invece quando un soggetto decide di produrre un artefatto grafico, un testo, un libro, un film, un'infografica,
abbiamo un soggetto che è depositario di un codice, che ha un codice perché lo conosce, che vuole comunicare attraverso un artefatto grafico, l'ho simboleggiato con questo foglio, con delle linee, e attraverso questo artefatto grafico vuole comunicare qualcosa, in questo caso una domanda, quella stessa domanda che prima comunicava direttamente, la vuole comunicare attraverso un artefatto grafico che comunica a sua volta ad un pubblico più ampio. E a questo punto si perde la dimensione della bidirezionalità, salvo ovviamente recuperarla poi eventualmente con la possibilità di inviare una mail o di scrivere un messaggio direttamente all'autore del testo. Però diciamo che il testo di per sé non è pensato per uno scambio bidirezionale, quindi se io pubblico un grafico su un quotidiano mi aspetto che il lettore sia in grado di comprenderlo senza farmi ulteriori domande. Come possiamo fare in modo che un testo, un artefatto grafico, sia in grado di comunicare ad un pubblico che non conosciamo in modo quantomeno il più possibile univoco e chiaro? Ci sono due elementi. Il primo elemento è quello che il testo stesso può dichiarare il suo codice, ovvero qui vediamo una sorta di vignetta che dovrebbe sintetizzare qualcosa che viene detto, non solo pensato, dal nostro testo. E quindi il testo, il nostro artefatto grafico, comunica il suo codice, ovvero comunica quali sono le modalità con cui saranno abbinati segni espressivi, quindi forme espressive, piano dell'espressione e piano del contenuto. L'altra modalità è fare riferimento invece ad un insieme di conoscenze che sono quelle del mondo, diciamo così. Ovvero, nel tempo si creano delle correlazioni sempre arbitrarie, ma comunque che diventano conosciute tra certe forme espressive e certi contenuti. Per cui in Europa, in Italia, ma anche in USA, ma in quasi tutte le parti del mondo, una freccia significa qualcosa che il pubblico è in grado di comprendere anche senza bisogno di un'esplicazione. E quindi in quel caso si fa riferimento a delle nozioni che sono diffuse, quindi a quella che si può definire come l'insieme delle conoscenze presenti in una certa epoca nel mondo. Ma il problema è complesso, perché se facciamo riferimento alle conoscenze del mondo possiamo intendere due cose diverse tra di loro. La prima è quella di pensare alle conoscenze presenti in una certa cultura, in un certo momento e in una certa società, come l'insieme di tutte, la somma delle conoscenze presenti nella mente di ogni singolo individuo, nella mente e nella biblioteca e nell'insieme dei supporti di ogni singolo individuo. Quindi in questo caso possiamo immaginare la conoscenza del mondo come la somma delle conoscenze individuali. Quindi qui avremo un esperto di botanica che avrà tutte le conoscenze possibili sul regno vegetale, poi avremo un esperto di type design che conoscerà tutto sulle fonti, i parametri che permettono di disegnare una fonte. Insomma, alla fine avremo una sorta di conoscenza enciclopedica globale. È evidente che se facciamo riferimento a questa conoscenza enciclopedica c'è un rischio altissimo che io faccio riferimento a qualcosa che il mio pubblico non conosce, perché potrebbe non essere esperto di fonte, cioè di caratteri, potrebbe non essere esperto di botanica e non sapere qual è la differenza tra Quercus ilex e Quercus cerris, cioè tra il leccio e il cerro. Allora dobbiamo fare invece riferimento, qui ho schematizzato
con dei cerchi le conoscenze di quattro individui a quelle che sono le conoscenze condivise. E quindi, incrociando le conoscenze condivise qua da quattro soggetti, ma potenzialmente da milioni di persone, riesca ad avere quella che è la conoscenza, quello che viene pensato da una massa di individui ampia. Quindi, quando io dico, faccio riferimento a conoscenze condivise, devo ricordare che queste conoscenze devono essere condivise, che è diverso per parlare di conoscenze condivise da parlare dell'insieme di tutte le conoscenze presenti in un certo momento. C'è un'altra modalità, come dicevamo prima, che permette il passaggio dell'informazione ed è invece riferimento ad un codice che è valido soltanto all'interno dell'artefatto grafico, ovvero che viene stabilito all'interno di un certo contesto e che potenzialmente non è necessario venga compreso di per sé. Cioè non deve essere una conoscenza condivisa in Italia, in Europa o nel mondo, è una cosa che vale all'interno di questo artefatto grafico. Poi vedremo cosa significa. Quindi affrontiamo questa questione. Affronteremo questa questione del codice presente all'interno di un artefatto grafico. Ma prima dobbiamo ricordare un'altra cosa, che quando parliamo di un testo, un artefatto grafico, visualizzazione dell'informazione o come vogliamo chiamarla, siamo di fronte ad un soggetto che è l'autore del testo, che vuole che un altro soggetto, che in alcuni casi può anche coincidere con il primo soggetto, però adesso se no complichiamo, comunque un altro soggetto faccia una serie di cose con il suo artefatto grafico. Cioè quando io realizzo un artefatto grafico, realizzo un testo, una mappa concettuale e la metto in un libro di testo delle scuole superiori, io cosa voglio fare? Voglio che il mio soggetto, che in questo caso è uno studente, quindi potremmo rimpicciolire il l'omettino, cosa faccia? Capisca qualcosa. Qua ho messo una lampadina. E possibilmente, anche se invece siamo nelle elementari, ma in generale lo faccia divertendosi, no? E si ponga delle domande. Oppure apprenda una cosa talmente bene poi da vincere magari la competizione dello studente migliore in biologia. Oppure posso voler scrivere un artefatto grafico per fare in modo che un certo soggetto con questo artefatto sia in grado di fare uno speech. E questa è la situazione in cui ci troviamo in questo momento, ovvero io ho realizzato un artefatto grafico che è questa presentazione, che serve a me, quindi fondamentalmente serve a me per tenere qua questo talk. Non è detto che questo stesso testo funzioni per voi per comprendere qualcosa senza che io parli. Quindi questo artefatto grafico è pensato per una specifica situazione comunicativa che è questa. Questa in cui ci troviamo in questo momento. Se mi fossi trovato in un'altra situazione comunicativa, per esempio se avessi avuto soltanto la diretta streaming, avrei impostato diversamente. Se invece fosse stato una tavola rotonda, un workshop, non avrei fatto questa presentazione, perché questa presentazione necessariamente crea una disposizione tra di noi, io sono qua, là c'è la presentazione, voi siete là, che è quella di osservatori. Quindi riduce necessariamente l'interazione in parte. Ma il gioco è questo, perché è un talk e non è un workshop. Se fosse un workshop avrei magari preparato delle cose da condividere e mettere sul tavolo. Quindi ricordate, una cosa molto importante è questa, che l'artefatto grafico non ha una funzione unica, può avere funzioni diverse in contesti diversi, può quindi servire a far porre delle domande, divertire, far comprendere qualcosa, comprendere e saper fare qualcosa, tenere una lezione, convincere, qua c'è il pugno alzato che poi in realtà non è neanche corretto dal punto di vista storico, ma ormai si è diffuso come segno. Oppure far scappare, quindi se questo artefatto grafico fosse un,
segnale di emergenza, l'obiettivo sarebbe far scappare qualcuno, far vincere oppure avvertire che c'è qualcosa che sta per avvenire di pericoloso. Quindi, soggetto che produce l'artefatto grafico interagisce con questo soggetto per fare in modo che il soggetto faccia una di queste o x altre cose. Questo soggetto in alcuni casi coincide con lo stesso soggetto emittente, come in questo caso in cui io, che è in questa situazione, sto tenendo una lezione, un talk con voi, facendo riferimento a questo artefatto grafico, che io poi ho anche in parte in testa, perché avendolo preparato lo conosco, e interagisco con voi in modo bidirezionale. Poi dopo sta a voi anche riempire questa parte, ci saranno delle parti che saranno più dedicate a questa parte, no? Questa bidirezionalità. Però sicuramente quello che non potete fare è cercare di comunicare con il mio scusate, con la mia presentazione. Torniamo a bomba alla questione del codice. Ditemi a proposito di bidirezionalità se come ritmo va bene, se devo accelerare o diminuire. Fatemelo presente. Questo è quello che abbiamo definito all'interno di questa presentazione come codice. Quindi vedete, io ho stabilito come codice valido all'interno di questo talk e valido per questa presentazione che questa cosa che vedete, no, significa codice. Però in un altro contesto significa libro, significa codice. L'abbiamo deciso. Vediamo com'è che funziona un codice, com'è che un codice, che un sistema di correlazioni tra espressione e contenuto può essere chiaro ed univoco. Quindi non ci occupiamo di comunicazione in genere, ci occupiamo di un tipo di comunicazione che è quella del passaggio di informazioni, visualizzazione di informazioni, costruzione di grafici legati alle informazioni, in cui l'obiettivo principale è quello di creare una comunicazione chiara e univoca, perché tu hai una massa di informazioni, di dati, e devi fare in modo che quei dati siano comprensibili nel modo più chiaro e accessibile per tutti. Quindi non sto riducendo tutta la comunicazione ad una questione di codici chiari univoci, sto dicendo che in questo ambito è importante avere gli strumenti per costruire dei sistemi di comunicazione il più possibile chiari e univoci. Prendo un po' d'acqua. Qua abbiamo una rassegna di quelli che sono i sistemi di comunicazione tra i più efficaci che sono presenti, no, all'interno della nostra cultura, che sono la notazione numerica, la notazione musicale e la notazione alfabetica. Si parla di sistemi di notazione. Questi sistemi di notazione hanno, per essere notazione, devono avere delle caratteristiche specifiche che vediamo nel dettaglio più avanti, ma che fondamentalmente si riducono al fatto che ci deve essere una correlazione univoca, bidirezionale, chiara tra delle forme espressive e dei contenuti. Lo studioso che ha introdotto il concetto, che ha sistematizzato il concetto di notazione, è Nelson Goodman, nei linguaggi dell'arte. Quindi in questa breve adesso rassegna che faremo di cosa significa notazione, il riferimento è Nelson Goodman, si scrive N-E-L-S-O-N, Nelson Goodman, G-O-O-D-M-A-N, in un testo che si chiama I linguaggi dell'arte. Cosa abbiamo innanzitutto per un sistema di notazione? Abbiamo bisogno, prima di tutto, che i concetti a cui facciamo riferimento, concetti o categorie del contenuto, adesso non sto usando una terminologia super tecnica, sto facendo riferimento ad un linguaggio
del senso comune, che in ogni caso è, in alcuni casi, anche è sufficientemente, diciamo, preciso per comprenderci. Quindi, in questo caso abbiamo una disunzione univoca tra delle unità. Quindi abbiamo un pesce, due unità di pesce e tre unità di pesce. Siccome la distinzione tra un pesce, due pesci e tre pesci è chiara, abbiamo un primo elemento tra quelli necessari per costruire un sistema di comunicazione univoco e bidirezionale, ovvero la distinzione chiara tra concetti. Io ho un concetto chiaro, un pesce diverso da due pesci che è diverso da tre pesci. Questo mi permette di correlare un concetto con un segno, no? Che in questo caso è il segno dell'1. Poi abbiamo il segno del 2 e il segno del 3. Niente di rivoluzionario. Io potenzialmente potrei decidere all'interno di questa stanza che d'ora in poi il concetto di unità non è più correlato ad un numero, ma è correlato ad una lettera. Quindi potrei stabilire che un pesce significa A, si dice A, due pesci è B, tre pesci è C. Cioè nessuno ci vieta di introdurre questa regola. Potenzialmente potrei anche stabilire che un pesce lo visualizzo con questa nota, che in chiave di violino sarebbe un Si, oppure un Sol, oppure un Fa. Quindi potrei stabilire tra di noi in modo arbitrario una correlazione tra un pesce, l'A, la B, e due pesci, la B, tre, il concetto di tre unità e la C. Piuttosto che utilizzare questi numeri. Cos'è che accomuna 1, 2, 3, A, B, C e queste tre note? È il fatto che questi segni espressivi, queste forme espressive, hanno una distinzione tra di loro che è chiara. Ed è possibile capire quali sono i tratti che distinguono l'uno dai due, dal due dal tre. Ovvero, se consideriamo l'uno come il concetto di uno, vediamo che anche se l'uno è scritto da tante mani diverse, ognuna con il suo tratto, o è scritto con molti caratteri distinti tra di loro, comunque risulta chiara la distinzione tra la forma grafica dell'1 e la forma grafica del 2. Quindi l'altra caratteristica dei sistemi di notazione è che la distinzione tra le forme grafiche, tra 1, 2 e 3, sia chiara da comprendere. Sia come sia finita, cioè non sia una differenza continua, cioè non c'è una continuità tra l'uno e il due, ci sono delle differenze che sono delimitabili, per così dire. Stesso discorso vale anche per la differenza tra la forma grafica dell'A, della B e della C. La classe delle A alla classe delle A corrispondono tutti i segni grafici A, compresa la minuscola, qualsiasi sia la mano che li costruisce, qualsiasi sia la fonte che viene utilizzata. E questa adesso così sembra una cosa banale, perché fa parte del nostro vissuto quotidiano, però rendetevi conto cosa vuol dire fare un segno grafico che può essere riconosciuto da chiunque, fatto a mano, con un carattere ingrandito, più piccolo, rosso. Questo è qualcosa che identifica chiaramente una distinzione tra forme grafiche, che quindi contribuisce a permettere una correlazione univoca, no? Tra dei concetti e delle forme. La stessa cosa vale anche per lo spartito.
Perché anche se anche se la nota è la stessa, cioè la forma grafica della nota è la stessa, la posizione in cui è posta ci dice nettamente che si tratta di un fa, di un sol o di un si. Aspettate. Ecco. Cos'è che rende interessante lo spartito? Che anche in questo caso le distinzioni tra un sol, un la ed un si non sono, come dire, lasciate all'occhio dell'interprete, non sono una dimensione di continua. Che la nota sia posta un pochino più in alto, un pochino più in basso, ancora più in basso, comunque sia, non è che questa è un la, non è un la diesis, che fra l'altro credo non esista, o questo non è un la un po' meno l'altro, e questo ancora meno la, sono tutti e due, sono tutti e tre, egualmente la. Perché per convenzione abbiamo stabilito che quando una cosa è posta tra queste due linee del pentagramma, in questa posizione con la chiave di violino, si tratta di un la. E questo fa in modo che, anche se io disegno, lo scrivo in modo scorretto, male, cambia la grandezza, la dimensione della nota, del segno grafico, comunque lo identifico sempre come la. Quindi anche in questo caso abbiamo un sistema di notazione, e perché la distinzione grafica tra gli elementi è finita, finitamente differenziata, che è la definizione tecnica. Torniamo indietro e vediamo che potremmo decidere anche di correlare il concetto di 1, il concetto di 2 e il concetto di 3 a dei colori. Nessuno ci vieta di farlo. Per cui il concetto di 1 è il rosso, il concetto di 2 è il giallo, il concetto di 3 è il verde. Anche la distinzione tra questi tre colori, se ci pensate, è finitamente differenziata, come quella delle note. Quindi rivediamo il passaggio che abbiamo fatto, quello di cercare di capire il concetto di notazione partendo da una distinzione chiara tra concetti che si correlano a dei segni grafici, cioè delle tracce che sono distinte chiaramente tra di loro, o ad un sistema che è quello della disposizione spaziale di una nota all'interno dello spazio del pentagramma, che anch'esso è finitamente differenziato. Adesso vediamo invece, passiamo da quei tre concetti che erano un'unità, due unità, tre unità, e passiamo a vedere un sistema, un codice che conosciamo bene, perché è quello, il codice cosiddetto della strada, che è il modo, cosa significa il rosso in un semaforo, cosa significa il giallo e cosa significa il verde. E come mai il semaforo funziona bene? Funziona bene ed è in suo un sistema chiaro e univoco, e possiamo dirlo una forma, no, di sistema notazionale, perché innanzitutto la distinzione tra i concetti è chiara. Quindi tutti noi sappiamo che c'è una differenza chiara tra fermarsi, mettersi in uno stato di attenzione perché sta per cambiare lo stato, oppure passare. Poi sappiamo anche che questi tre concetti, per quanto chiari, hanno anche una loro adattabilità, per cui se io sono a piedi e c'è il verde, non sono obbligato a passare. Cioè, non è che se c'è il verde, sto passeggiando ed è un verde, devo attraversare la strada. Mentre se sono in macchina e ho una fila dietro, sì. Però, pur adattato a contesti diversi, automobile oppure a piedi o bicicletta, comunque sia, la distinzione tra il concetto di fermarsi, il concetto di fare attenzione perché sta per cambiare lo stato, e il concetto di via libera è chiara. E così lo è la distinzione tra il rosso, il giallo e il verde. Cosa succederebbe se avessimo invece un sistema di concetti come questo?
Per esempio, come sarebbe fermati subito, fermati tra un po', fermati tra un minuto, comincia a fare attenzione, fai attenzione subito, passa con calma, passa velocemente. Potremmo anche avere un sistema di riferimento, di distinzione tra concetti di questo tipo. Ci vorrebbe un po' di tempo per abituarsi, ma allo stato attuale sarebbe difficile fare un sistema di notazione a partire da questi concetti. Perché? Perché proprio già come concetti hanno una distinzione tra di loro che non è assimilata allo stato attuale. Quindi il continuum, diciamo così, cioè il continuum vuol dire il progredire senza distinzioni tra da una parte il verde, ovvero il concetto di via libera, fai quello che vuoi, oppure da un'altra parte il fermati immediatamente, può essere segmentato da noi in tante porzioni diverse. Quindi io posso avere tre macro aree che sono semplicemente la passa, fai quello che ti pare. La seconda area è stai attento e una terza area che è fermati. Ma io potenzialmente potrei stabilire tra di noi che questo continuum che va dall'allerta alla libertà, diciamo così, tra il divieto e la libertà, può essere segmentato tra di noi in tanti modi diversi. E quindi io posso differenziarlo con fermati subito, che potrebbe essere anche no, di un blocco armato, quindi fermati immediatamente o sparo, no? Oppure fermati tra un po', perché il semaforo lo comincia a vedere da lontano, oppure mi avvisa che sta per, il giallo mi avvisa che fermati tra un minuto, comincia a fare attenzione, fai attenzione subito, passa, passa velocemente. Adesso queste sono sette distinzioni. Ma nello stesso modo possiamo differenziare, no, questo continuum tra il divieto e la libertà con tante porzioni diverse. Allo stato attuale, non dico che non sia possibile tra un po', allo stato attuale per noi questa distinzione tra questi concetti non è abbastanza univoca quanto la distinzione tra questi concetti. Però niente ci vieta di applicarla. Quindi potremmo potenzialmente fare un semaforo in cui io ho sette livelli di colore. Sette livelli di colore. In realtà era meglio l'altro. Questo. Sette livelli di colore che in questo caso sono tra di loro abbastanza differenziati, vedete? Si può cogliere una differenza. Adesso qua abbiamo il proiettore un po' avvicina i colori, però qual è la differenza? Vedete qua? Ho dei passaggi abbastanza continui tra i colori. Tant'è che poi è difficile immaginare, vedendo soltanto questo, a quale dei sette corrisponde. Sapete a quale dei sette corrisponde? Mentre in questo caso, vedendo questi sette colori, è più facile capire che questo corrisponde al marrone. Adesso poi, so. Quindi, nel caso dovessimo fare un semaforo con sette segnali luminosi, dovremmo fare che questi segnali luminosi sono facilmente distinguibili tra di loro a livello di colore. E prima ancora dovremo fare in modo che le persone assimilino a livello di concetti la distinzione tra delle differenze sfumate che sono quelle tra fermati subito, fermati tra un po', eccetera. Qual è l'altra proprietà del sistema comunicativo del semaforo che lo rende così efficace? Mentre rispondete. Qual è? È che si basa su due sistemi di comunicazione. Uno è quello dei colori, rosso, giallo e verde, ma poi si basa anche su una disposizione spaziale, per cui abbiamo rosso in alto, giallo al centro e verde in basso, oppure il codice della strada lo permette anche rosso a sinistra, giallo a destra, cioè rosso qua, giallo e verde. Potremmo anche avere questa disposizione. Perché non abbiamo un unico segnale che posto nella stessa posizione che cambia colore? Perché nel caso ci fosse qualcuno che prima di tutto non riconosce chiaramente la distinzione tra i colori, poi
ma anche non riconosce i colori perché c'è una luminosità tale, un fascio di luce, il sole, qualche situazione è messo male, che non riesce a vedere la differenza, si può aiutare col fatto che vede che una certa energia luminosa è collocata in una parte più o meno bassa del semaforo. Quindi, immaginando di voler fare un semaforo che crea incidenti, potremmo tranquillamente immaginare di fare un semaforo con 7 segnali luminosi, tutti che compaiono nello stesso punto. Così avremo la certezza che una persona arriva in una frazione di secondo, non è sicuramente in grado di capire se ha visto, possiamo anche essere ancora più serici e farlo così, se ha visto questo colore o questo, perché già così, voi immaginate vedere soltanto questo, 7 combinazioni di 7 colori diversi, dovresti capire se corrisponde a fermati subito, fermati un po'. Quindi sarebbe chiaramente un semaforo efficace, ma soltanto se uno vuole causare la decimazione di una popolazione. E non sarebbe neanche selettivo, perché uno dice almeno così seleziono quelli che sanno distinguere i colori. No, perché quelli magari si fermano o passano, ma gli altri no, quindi non farebbe neanche selezione. Allora, l'altra proprietà dei sistemi notazionali è quella della bidirezionalità e della bidirezionalità univoca. Questo significa che fermati corrisponde solo e soltanto a giallo. No, scusate, ho fatto l'esempio per dire come non deve essere. Aspettate, torniamo a quello corretto. Allora, fermati deve corrispondere solo e soltanto al rosso. Attenzione, sta per cambiare stato, deve corrispondere solo e soltanto a giallo. Passa deve corrispondere solo e soltanto a verde. Nello stesso modo, scusate, adesso devo... arrivo subito. Non possiamo fare in modo che fermati una volta corrisponda al rosso, una volta a giallo, questo è evidente. Né possiamo fare in modo che attento sapere che è stato corrisponda una volta, certa volta al rosso, perché abbiamo stabilito un codice, quel codice deve valere all'interno del codice della strada. Ma altrettanto importante è il fatto che il rosso deve sempre soltanto corrispondere a fermati e il giallo deve corrispondere solo e soltanto a attento sta per cambiare stato e il verde solo e soltanto a passa. Quindi c'è bisogno di una bidirezionalità che è valida anche all'interno, se ci pensate, no, delle lettere. Il suono A corrisponde a quel segno grafico corrisponde solo e soltanto a. Questa proprietà dei sistemi notazionali così è banale perché è acquisita, ma se volete costruire un artefatto grafico, poi lo vedremo, in cui c'è una corrispondenza tra un certo tipo di concetto e un certo tipo di colore scelto, dovrete cercare di replicare questa bidirezionalità univoca. Per cui fare in modo che nelle due direzioni questo corrisponde solo e soltanto a questo corrisponde solo e soltanto a questo. Quindi, rivedendo i passaggi logici che abbiamo fatto, sono tra rosso, tra il sistema di funzionamento del segnale semaforico, il fatto che il continuum da libertà a divieto, da libertà a divieto, questo stato continuo, può essere segmentato in posizioni diverse, e il fatto che poi la distinzione tra i segni deve essere facilmente distinguibile, quindi pur volendo fare un semaforo con 7 stati, dovremmo farlo così e non così. E la relazione deve essere bidirezionale e univoca. Adesso direi allora, per esperienza dopo 25 minuti cala l'attenzione, proprio ci sono le ricerche, quindi direi di farmi, o vi lancio degli oggetti, li dovete prendere per svegliarvi, oppure fatemi qualche domanda, oppure facciamo una pausa in cui pensate per 30 secondi, perché altrimenti... Allora, il concetto di notazione penso sia chiaro. Mi potrebbe interessare la differenza tra segnale e segno, no? Qual è la differenza? Che non necessariamente un segnale è correlato
ad un codice. Quindi c'è una distinzione chiara che deve essere fatta tra, dal punto di vista semiotico, tra un qualcosa che ha un'esistenza puramente materiale, per esempio un'onda sonora esiste, indipendentemente dal fatto che il mio interprete sia in grado di farla corrispondere a dei contenuti. Quindi se io parlo, se io urlo di fronte ad un cristallo e sono una cantante, il cristallo vibra perché percepisce l'onda sonora. Ma questo non significa che il cristallo sia in grado, il bicchiere di cristallo sia in grado di comprendere quello che, che il soprano sta cantando. Quindi da una parte abbiamo un segnale inteso soltanto come materia e dall'altra parte abbiamo una correlazione tra questo segnale e un codice, un sistema espressivo, un sistema di correlazione tra espressione e contenuti, che nel caso del canto lirico in italiano sarà la lingua italiana e che quindi permetterà di capire ad un ascoltatore che quel segnale sonoro corrisponde ad un certo contenuto. Quindi anche nel caso del semaforo si parla di segnale stradale, ma in realtà sono segni stradali, perché sono segnali, ma sono anche segni perché sono correlati a dei contenuti. Perché quando vediamo quel certo segno che indica vai verso destra, io capisco che devo andare, non vedo soltanto una cosa blu con una, no, con una freccia bianca. Quindi è importante questa distinzione. E poi c'è anche un'altra distinzione importante tra comunicazione e significazione. Perché io posso comunicare qualcosa a voi, cioè posso condividere con voi un segnale sonoro. Voi lo recepite, ma non lo collegate ad un significato. Quindi un conto è comunicare, un conto è produrre un significato. Comunicare in senso tecnico significa molto semplicemente fare in modo di condividere qualcosa. Quindi io prendo questa penna e la do ad Andrea. Dopodiché Andrea l'ha ricevuta la penna. Ma se io non ho stabilito prima con Andrea che quando, immaginando che stiamo giocando a carte, quando gli passo la penna significa che ho l'asso di briscola, Andrea non correla questa penna ad un significato. Quindi c'è una distinzione tra comunicazione e significazione. Andiamo avanti? Allora, adesso introduciamo un altro concetto che ci può aiutare sempre a capire come creare dei sistemi di comunicazione più possibili chiari e univoci, e sono le variabili visive di Bertin. Jacques Bertin, che si scrive J-A-C-Q-U-E-S, quindi J-A-C-Q-U-E-S, Jacques Bertin, che si scrive B-E-R-T-I-N, è un cartografo e semiologo francese che negli anni 60 è uno dei primi che ha sistematizzato la teoria all'interno della grafica, dandogli una dignità che non era quella semplicemente di, diciamo così, di messa in forma, ma era proprio quello anche di ruolo conoscitivo della grafica. Quindi ha scritto un testo molto importante che si chiama Semiologie graphique in francese, Semiology of Graphics in inglese, non tradotto in italiano, in cui teorizza e crea, fornisce degli strumenti per pensare alla grafica come uno strumento di passaggio di informazioni e di conoscenze. E uno dei concetti più importanti di Bertin è quello delle variabili visive, che sono appunto delle possibilità espressive che consentono una certa correlazione tra dei contenuti e delle forme. Quali sono le variabili visive per Bertin? Sono, prima di tutto, quindi quali sono le variabili visive, quali sono gli strumenti primari che chi realizza un artefatto grafico ha a disposizione per comunicare? Sono innanzitutto la distinzione cromatica, che abbiamo visto già nel caso del semaforo. Poi abbiamo la distinzione tra forme, ovvero la distinzione chiara tra un quadrato, più o meno quadrato, un rettangolo
un triangolo e un cerchio. Io posso decidere che all'interno di un certo artefatto grafico, quando avrò un rettangolo all'interno di una mappa, vorrà dire che quella è una città che fondamentalmente si basa sull'agricoltura. Se metterò un triangolo, vorrà dire che quella città ha un'economia che si basa sugli impianti sciistici. Se metto questo significa che ne so che quella è una città in cui si gioca a pallone, se metto un rettangolo significa che ci sono molte industrie. Quindi io decido come codice valido all'interno di una certa mappa, per esempio, quindi voi fate una mappa tematica, c'è l'Italia, e decidete che c'è questa correlazione. Fate una leggenda, scrivete rettangolo uguale città industriale, quadrato uguale città, ditemi voi, città d'arte. Questo città sportiva, però legata allo sci perché c'è la montagna, e questa la palla del calcio. Quindi ogni volta che io sulla mappa vedo che accanto su una città c'è questa etichetta, capisco che allora vedo, che ne so, che su Lecce c'è questo e capisco che è una città d'arte. Un'altra distinzione è quella tra le size, ovvero dimensioni. Uno stesso segno può essere più o meno grande. Quindi, una volta stabilito che questo è il segno, cioè questo è il segnale che si correla ad un contenuto che diventa segno di, però insomma, che questo è il segno di città, questa sarà una città più grande o più piccola di questa? Più grande. Quindi questa più grande di questa, che è più grande di questa. Mentre, attenzione, se io decido che questa è città, e questa di nuovo è città, non è che tra di due creo una relazione di maggiore e minore. Questa è una proprietà importante delle forme. Ovvero che io posso abbinare delle forme a dei concetti senza creare delle gerarchie. Mentre in questo caso creo delle gerarchie, perché necessariamente c'è delle gerarchie, delle correlazioni maggiore e minore. Qui ancora abbiamo l'orientamento, quindi io posso posizionare qualcosa in una direzione piuttosto che nell'altra. Attenzione alla distinzione tra direzione e verso. La direzione è questa, la differenza tra questo, questo e questo. Il verso invece potrebbe, se qua ci fosse una freccia, sarebbe un verso diverso da verso alto, verso basso. Quindi direzione ha a che fare con l'angolo, mentre verso ha a che fare con... Quindi lo slogan cambio verso, l'Italia cambia verso, è cambia verso o cambia direzione? Ancora abbiamo un'ulteriore distinzione, che è quella tra le texture. Qui ho simulato due texture diverse, vedete, una più fitta, una più, diciamo così, più energica luminosamente dell'altra, che è questa. E anche qui posso, per esempio, immaginando di correlare questo con la densità, saprò che una certa texture corrisponde a una densità maggiore dell'altra. Quindi anche qui creerò la possibilità di una correlazione minore, maggiore, uguale. Quindi la texture da questo punto di vista è simile, no, a questo, nel senso che anche qui si crea, no, una distinzione minore, maggiore. Qual è la differenza tra la texture, che è questa, e la size? Ve la dico io, che nella size che, perché in inglese size mi è rimasto in mente l'ultima, il testo l'ho letto in inglese, la dimensione mi dà un'informazione chiara, quindi io so che questo potenzialmente è più grande di questo di x volte. Se fosse una linea sarebbe ancora più chiara, quindi una linea è una linea più lunga. Mentre nel caso della texture è difficile immaginare che questa città è doppiamente più densa dell'altra. È più... Ancora cosa abbiamo? Abbiamo invece la differenza di tono. Quindi io posso
Una volta che ho stabilito che, ad esempio, la città industriale è rosso, posso stabilire, anzi, che il parametro quantità di persone in una certa città è rosso, un rosso più o meno forte vorrà dire che ci sono più persone, un rosso più debole vorrà dire che ci sono con meno energia luminosa vorrà dire che ci sono meno persone. Quindi in questo caso, se io correlo questo colore alla densità, sarà più densa questa città o questa? Questa sarà più densa perché il tono è maggiore. Un'ultima, poi l'ultima delle variabili visive è la posizione nello spazio. Se io stabilisco che qua sull'asse dell'y abbiamo, per esempio, l'aumento dell'età e qua l'aumento della ricchezza. Probabile che vedrò che fino a una certa età la ricchezza rimane costante, quindi da 0 a 18 più o meno. Poi dopo, mediamente da 18 fino a 40, 50 anni aumenta, magari anche fino a 60 anni, e poi a un certo punto rimane stabile. Quindi io metto l'età e la ricchezza e il punto che metto acquisisce un significato all'interno di questo sistema di assi. Quindi rivedendoli prima in dettaglio, abbiamo le possibilità espressive sono date dalla distinzione tra colori, per cui io posso stabilire che tutto ciò che è semiotica è di questo colore, quello che è sociologia è questo colore, questo è gli studi sulla moda, la sociologia della moda, questo è gli studi ambientali, che ne so. E quindi, quando in un certo testo una cosa sarà con questo colore, significherà che si parla di semiotica. Se sarà in verde, significherà che si parla di studi di ecologia. Scusate, mi sono dimenticato di ricapitolare. Qui abbiamo invece la differenza tra forme, e la differenza tra forme non crea maggiore o minore, perché penso sia difficile dire che un quadrato è maggiore di un... di per sé dico che sia maggiore di un triangolo. Poi, ovviamente, potrei creare un sistema di militare in cui stabilisco che i quadrati sono i generali, questi sono i capitani, eccetera, eccetera. Per esempio, in Flatland di Abbott, che è un romanzo, ci sono delle differenze. I triangoli più o meno appuntiti significano una classe sociale più elevata. È un testo, Flatland si chiama. Questa è la differenza di dimensioni, questa è la differenza di orientamento. Anche questa non crea una distinzione maggiore o minore, quindi posso stabilire che ogni volta che avrò un rettangolo, un orientamento di questo tipo, avrò a che fare con un certo tipo di città, magari potrò abbinare questa ad una texture. L'orientamento in questo modo, la direzione di questo tipo con una certa, sempre con la stessa texture, significherà una città turistica e l'altra sarà una città industriale. Qui abbiamo la differenza di texture e poi qua abbiamo il tono o valore, value in inglese, e lo spazio. Quindi ricapitolando, vedete le sette variabili visive, cioè i sette strumenti visivi che sono primariamente a disposizione di chi realizza un artefatto grafico. Ci sono domande? Ora introduciamo degli elementi che sono relativi invece agli strumenti di progettazione. Ovvero, come si lavora, quali sono i processi progettuali e concettuali necessari per impostare un grafico, un artefatto grafico. Li ho distinti tra due, abbiamo... Vediamo se riesco. No, ho fatto una cavolata. Tra questi che sono bottom up, cioè dal dettaglio verso l'insieme, oppure dall'insieme verso il dettaglio. Partiamo quindi dal dettaglio verso l'insieme. Questo simbolo identifica all'interno qua l'ingranaggio, quindi significa
tra di noi, che è qualcosa che serve per capire come funziona un meccanismo. È impazzito il... a me non importa. Allora, partiamo da un testo lineare. Quindi voi vi trovate di fronte, come spesso succede, può succedere che una casa editrice ti dica: voglio una tavola su che visualizzi un certo concetto di storia, una tavola per le scuole superiori, per esempio. E cosa succede? L'editore ti manda un testo lineare, ovvero una sequenza di parole. Poi immaginiamo una situazione proprio base in cui io sto facendo la redazione di un testo, devo fare sia la redazione, quindi sia mettere in forma un certo testo selvaggio che mi è stato inviato, diciamo, un testo senza nessun tipo di formattazione, e devo riuscire a trasformarlo poi in un grafico. Il primo elemento che faccio cos'è? Quello di cominciare a suddividerlo in porzioni, per cui passo da un testo, vedete che è tutto bla 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 bla, e lo comincio a suddividere in cosa? In dei paragrafi che sono accorpati e che cominciano ad avere una distinzione grazie ad una scelta grafica. Notate che qua abbiamo soltanto un codice, che è quello verbale. Cioè, questa cosa qui funziona soltanto con l'abbinamento tra la notazione alfabetica e dei contenuti. L'unica maniera che abbiamo per poter incominciare a introdurre una distinzione tra i concetti, la distinzione, scusate, tra queste lettere, è quella di cominciare a introdurre degli elementi spaziali, ovvero uno spazio bianco. Quindi vedete che all'interno della scrittura fatta di parole e di lettere e di segni numerici e di punteggiatura comincia a inserirsi un elemento che è grafico in senso più ampio, ovvero lo spazio. Questo elemento poi lo posso differenziare ulteriormente e comincio a introdurre dei colori. Dei colori che come li inserisco? Li inserisco a caso? No. Li inserisco in questo modo perché ho verificato che in questo primo paragrafo si parlerà di semiotica. Qua si parlerà di, ditemi voi, di sociologia, e qua si parlerà di antropologia. Quindi semiotica, sociologia, antropologia. Comincio a fare questa correlazione. Vorrà dire che dovunque in questo testo che trovo si parla di semiotica, userò questo colore. Oppure posso stabilire che, prendendo un testo di storia, all'interno del testo che sto leggendo ho una distinzione principale tra le cose che sono relative, che ne so, alla politica, alla scienza o alla religione. Quindi politica, scienza e religione. Politico uguale blu, scienza uguale rosso, religione uguale verde. Quindi ancora introducendo un altro elemento grafico che non è una parola, introduco una distinzione maggiore tra le parole e comincio a creare anche delle correlazioni tra i concetti di cui parla quel testo. Poi posso ulteriormente giocare con le possibilità offerte dalla grafica e quindi distinguere spazialmente, quindi giocare con la variabile visiva dello spazio, per fare in modo che sia molto chiara la distinzione tra le tre porzioni del testo. Un altro elemento che sto facendo qua cos'è? Creare delle gerarchie attraverso la maggiore o minore grandezza. Per cui io so, anche se non cosa c'è scritto qua? Niente. Però se vi chiedo se questo testo è più importante di questo, cosa mi dite? E se vi chiedo se questi tre testi hanno la stessa importanza? La parte superiore, sì. Quindi già di per sé, utilizzando una variabile che è quella dello spazio, sono in grado di dire, cioè comunicare in modo univoco, senza usare delle parole, che quel concetto è più importante dell'altro, che questi tre concetti sono allo stesso livello, che allo stato attuale non c'è distinzione tra i tre concetti a livello di importanza e che tutti quanti hanno un ulteriore sviluppo di un testo meno, no? Diciamo, meno gerarchicamente meno importante. Quindi vedete il passaggio tra
questo testo e questo testo. Quindi qua si comincia a capire cosa significa quel concetto che c'era anche nella presentazione del talk, che è il concetto di sinsemia, che significa molto semplicemente ragionare sulla scrittura, su cos'è scrittura, senza pensare che la scrittura sia soltanto, no, sia soltanto susseguirsi di segni alfabetici o numerici, ma che scrivere significa anche sfruttare delle potenzialità che sono quelle delle variabili visive, che quindi sono il colore, lo spazio, la dimensione. Quindi sinsemia significa fondamentalmente riuscire a sfruttare la complessità delle variabili visive nel processo di scrittura. Poi vedremo che scrittura significa, viene intesa in senso molto ampio. Quindi quando io produco, faccio un grafico, siccome etimologicamente grafein viene da gramma, gramma in greco voleva dire traccia e poteva essere nello stesso tempo una traccia di un segno dell'alfabeto oppure una traccia nel senso di un'immagine. Quindi all'origine del concetto di grafica c'è l'idea che la grafica, gramma, significa nello stesso tempo traccia alfabetica e visiva. Quindi ritornando a questo concetto originario, noi possiamo cercare di capire come il fatto di scrivere, parliamo semplicemente di grafein, ricordo adesso se grafein o grafein, ogni volta mi sbaglio, comunque gramma, è nello stesso tempo scrivere con le parole. Poi ancora possiamo andare avanti nel nostro passaggio da un testo lineare a un testo organizzato in modo sinsemico. E quindi ho in modo sinsemico, poi semplicemente diciamo in modo da sfruttare le potenzialità della grafica, se non vogliamo usare questo termine. E quindi qua ho una correlazione tra i concetti che ho presentato in precedenza, vedete, li correlo a tre nuclei. E quindi creo un legame. Questo paragrafo, questo, diventa il blu, un pallino blu, un cerchio blu. Il rosso diventa un pallino rosso e il paragrafo verde diventa un cerchio verde. Quindi cosa faccio in questo modo? Dico, creo un codice, una correlazione, dico tutto quello che era dentro quel paragrafo significa questo. D'ora in poi sarà sintetizzato con questo. A quel punto posso cominciare a compiere una serie di operazioni che non potevo compiere nel testo alfabetico. Cioè posso cominciare a dire, ok, ho questi tre pallini, in che rapporto sono tra di loro? Quindi prendendo l'esempio della grafica, della progettazione di un artefatto grafico, possiamo avere, cosa abbiamo? Abbiamo un obiettivo comunicativo, no? Un pubblico e delle esigenze e delle intenzioni di comunicazione. In che rapporto sono tra di loro? In questo caso sto dicendo che da A si va verso B e da B si va verso C. Per esempio, che io non posso passare ad un pubblico senza passare all'interno un mezzo di comunicazione, oppure che non posso comunicare senza avere un canale che mi permetta di comunicare. Ditemi tre concetti che vi sono familiari. Camminare, fermarsi, ghiaccio, acqua, vapore. Ghiaccio, acqua e vapore, sì. Per esempio, ghiaccio, l'acqua. In questo caso ghiaccio, acqua e vapore non potrebbero essere messi così, perché potremmo dire vapore, sì, vapore si trasforma in acqua che si trasforma in ghiaccio. Non potremo invertire, quindi sarebbe vapore, acqua, ghiaccio. Oppure ditemi qualcosa, che ne so, di altri tre concetti che possono essere correlati all'interno del dibattito politico, ad esempio. Destra, centro, sinistra. No, qualcosa, no, perché quelli non posso. Che ne so, per esempio, allora, diciamo, l'economia. Quindi il livello economico
il livello di benessere e poi l'occupazione. Il livello di serenità. Quindi abbiamo serenità, serenità, livello economico e qual era l'altro? Come? Ok, quindi lavoro, livello economico complessivo e serenità. In che rapporto sono tra di loro? È il livello economico che determina il livello di occupazione che poi determina la serenità? Oppure è la serenità che ci permette di trovare lavoro e che poi aumenta l'economia? Quindi vedete che no, potenzialmente io potrei, anche soltanto spostando, una volta che ho stabilito che questo è il sistema economico complessivo, questo è il grado di serenità, anzi il grado di serenità mettiamolo in verde, la serenità è verde, ipoteticamente. Rosso è invece il fatto se ho o no occupazione, no? Messa così vorrebbe dire che un livello economico complessivamente più ampio per tutti crea maggiore occupazione, che crea maggiore serenità. D'accordo? Però io potrei anche invertire e dire no, non è così, è il livello, il fatto che io lavoro, che crea un livello economico complessivo migliore, che crea a sua volta serenità. Quindi vedete che anche che cosa permette di fare questa schematizzazione grafica? Permette di compiere delle operazioni semplici, perché io posso, basta che sposti, no, un pallino rispetto all'altro, un cerchio rispetto all'altro, e sto compiendo già un'operazione di tipo concettuale, no? Sto correlando le cause degli effetti, mentre questa stessa cosa voi immaginate di farla con questo testo. Sarebbe difficile, no, compiere un'operazione su questo testo. Dovrei leggerlo, certo, poi le operazioni, il ragionamento lo compieremo a livello mentale. Oppure dovrei schematizzarlo, appunto. Ma posso anche evolvere il concetto, quindi posso capire che, siccome questi tre elementi che abbiamo detto, che sono l'occupazione personale, il livello economico complessivo e il grado di serenità individuale, siccome dico, guardate, non possiamo metterli come causa-effetto, facciamo in modo che siano correlati tra di loro, in modo bidirezionale, quindi senza frecce. Quindi in questo caso cosa significa? Vuol dire che l'occupazione e il livello economico saranno correlati tra di loro, ma senza dire che uno causa l'altro, semplicemente che c'è una correlazione tra di loro. Questo è correlato con questo, quindi maggiore lavoro significa maggiore serenità, ma è vero anche che se io sono più sereno, complessivamente sono in grado maggiormente di andare a cercare lavoro. E nello stesso modo, se sono sereno, magari compro di più e quindi aumento l'economia. Ma anche il livello economico complessivo più ampio, siccome vedo tutti in giro che sono contenti, aumenta la serenità. Genera un livello di serenità. Quindi vedete che c'è una differenza grafica tra questi due, che però non è soltanto una differenza grafica, cioè capite che non è una differenza di, non è che un grafico è più o meno bello dell'altro, per questo la grafica non è soltanto, no, una questione estetica, ma è una differenza concettuale. Tant'è che c'è uno studioso di antropologia che si chiama Alberto Cirese, che in un testo dedicato a mettere in relazione tra di loro i momenti fondanti di una società, a un certo punto dice la scelta grafica è una scelta teorica. Lui costruisce degli schemi in cui correla bisogni primi e bisogni secondari e evolve, il suo ragionamento evolve man mano che evolvono gli schemi che costruisce. Si chiama Alberto Mario Cirese. Dopo, se c'è modo, vi faccio vedere i grafici. Alberto Mario Cirese, il libro si chiama Sinnicità, Fabrilità, Procreazione. Adesso, al di là del concetto antropologico, ci interessa dal punto di vista grafico della comunicazione visiva. Qua poi possiamo introdurre un ulteriore elemento. Questi grafici sono appunto ispirati dal lavoro di Cirese, questo sviluppo. Introduciamo un quarto elemento perché ci rendiamo conto che il sistema è poco complesso. Bisogna introdurre un quarto elemento, quindi abbiamo livello economico complessivo, serenità, livello di occupazione e poi, aiutatemi voi, il clima, che ne so.
Allora, cosa vuol dire questo schema? È ipotetico, eh? Quindi vuol dire che vorrebbe dire che il livello di occupazione ha un'influenza sul clima? Potrebbe essere? Bah, se tutti lavorano, forse producono di più, inquinano di più, si crea. Magari potrebbe essere che non è così, che non c'è correlazione tra questi due elementi, quindi dovremmo eliminare. Vorrebbe dire che però il livello economico, l'occupazione complessiva ha un'influenza sul livello economico, unidirezionale, ma invece la relazione tra dimensione economica e serenità è bidirezionale, che la dimensione dell'economia ha un'influenza sul clima, che potenzialmente potrebbe essere anche vero, e che anche la serenità ha un'influenza sul clima. Qui in realtà dovremmo invertire la freccia, perché è il clima che ha un'influenza sulla serenità. Mentre tra serenità e occupazione c'è una relazione bidirezionale. Quindi vedete in un grafico quante cose ci sono, quanto riesce a schematizzare la correlazione tra dei concetti e anche a mostrarci che un ragionamento è sbagliato. Voi immaginate di dover tradurre questo con delle parole, no? Verrebbe un testo molto lungo e sarebbe molto difficile comprendere, anche se è sbagliato il ragionamento. Per cui un esercizio utile può essere quello di prendere un editoriale di un quotidiano e schematizzarlo per capire quali sono i nessi logici. Una volta che l'hai schematizzato, vedi, dici, ma aspetta, questa relazione che lui ha instaurato tra clima e non mi torna, bisogna invertirla, per esempio. Ecco, vedete, questo è un passaggio che abbiamo fatto tra, vedete, sopra avevamo i concetti, li abbiamo tradotti in dei segni, quindi attraverso dei colori, poi li abbiamo correlati con delle frecce che creano una relazione concettuale, abbiamo complessificato questa relazione concettuale per renderci conto di cosa significa che fare una scelta grafica significa anche fare una scelta di correlazione tra i concetti. Poi possiamo andare avanti, possiamo prendere un'altra strada che è quella invece di immaginare che appunto queste fossero tre proprietà, cambiamo esempio perché bisogna un po' adattarlo ai diversi grafici, quindi immaginiamo che questo sono, che ne so, le vostre provenienze professionali, quindi, che ne so, oppure i vostri titoli di studio, immaginiamo che qua ci sono 60 persone che hanno la laurea, 20 persone che hanno il diploma di scuola superiore e 40 che hanno il dottorato, per esempio. Abbiamo quindi 60 laurea, 20 scuola superiore e 40 dottorato. Così com'è, non riusciamo a capire, no? Qual è. Mentre così cosa succede? Che trasformando il valore numerico nella dimensione, sfruttando quindi quella variabile visiva che abbiamo visto prima, vi ricordate la maggiore o minore dimensione, sappiamo che siccome questo cerchio che corrisponde al dottorato, no, che corrisponde alla laurea, è più grande, vuol dire che ad occhio vi rendo conto che le persone con la laurea sono di più di quelle che hanno il dottorato in questa classe e di quelle che hanno la scuola superiore. Però qual è il problema di questa correlazione? Che non è facile correlare, quindi se da un lato è molto evidente che questo è un cerchio più grande di questo, è più difficile capire di quanto è più grande. Vi torna? Non sapreste dirmi facilmente. Per questo è difficile poi visualizzare le quantità con precisione con dei cerchi, perché è difficile, dovessi correlare, cosa correlo? L'area complessiva oppure il diametro o il raggio? Allora, semplifico. In questo modo, riducendo l'ambiguità, riduco l'ambiguità ed è evidente che questo è tre volte questo e questo è due volte questo. Vedete la differenza? Può fare la differenza, perché sono comunque tre grafici, sono tutti e due brutti o tutti e due carini, non c'è una differenza. Sono addirittura gli stessi colori, ma in un caso l'informazione non è chiara, mi dice semplicemente maggiore o minore. In questo caso invece l'informazione è chiara, mi sta dicendo che ci sono, dato 20 questa altezza, 60, 40 e 20.
E questo è il passaggio che abbiamo fatto. Ci sono domande su questo? Hai ragione, sì, ho fatto un errore. Va corretto. Sì, nel... No, l'ho fatto apposta per vedere se... eravate svegli. No, va bene, sì, comunque, certo, adesso, anzi, me lo segno, correggere. 20, 40, 60. Adesso, per rallentare un po', vediamo tre esempi che sono molto curiosi, che fanno capire come la grafica di per sé, quindi le scelte grafiche, servono a creare, no, comunicare dei concetti, anche se in questo caso in modo un po' al limite col surreale. Ed è il Codex Serafinianus, non so se avete mai... Allora, è un codice, appunto, una sorta di enciclopedia fantastica, realizzata da Luigi Serafini, che quindi ha costruito un qualcosa che dal punto di vista della forma, dell'impostazione del libro, del sistema di sommari, di indici, di grafici che fa, è molto, sembra rigoroso. Però poi in realtà utilizza una lingua che è una notazione che è incomprensibile. Visualizza delle immagini fantastiche, però lo fa con grande rigore. C'è una sorta di enciclopedia fantastica, ma rigorosa nell'impostazione grafica. O almeno così così mi piace, così la interpreto io. Quindi, per esempio, questo è delle parti introduttive di uno dei capitoli. Ci sono i capitoli dedicati a diversi settori, cioè la botanica, poi invece c'è l'antropologia. Vedete qua cosa abbiamo? Abbiamo un sistema che è incomprensibile. Però, nonostante non siamo in grado di leggere niente di quello che c'è scritto, cosa capiamo? Capiamo innanzitutto che questo è un titolo. Ok. Quindi questo è il titolo. Dopodiché abbiamo un'introduzione, poi abbiamo una schematizzazione. Vedete qua c'è uno schema molto accurato che ci mostra come questo concetto è correlato con questo. Qui c'è una correlazione, ma ci sono dei puntini, quindi forse è una correlazione un po' debole. Sì, infatti. Qui invece da questo concetto si va a questo, da cui derivano due concetti, vedete, due parti. C'è questa che è correlata a questa a quest'altra, vedete, questa invece è autonoma. Però c'è una correlazione che non sappiamo se è bidirezionale, probabilmente sì, tra questo concetto e questo. Qui ancora abbiamo una correlazione dubbia. Quindi vedete, in questo schema, che ovviamente Serafini fa con l'obiettivo di suscitare in noi delle possibili interpretazioni, abduzioni, cerca di farci capire, immaginare a noi delle correlazioni tra concetti che in realtà non sappiamo, no? Si basa su un piccolo sistema, si basa su una scrittura che è comprensibile, pur nella sua ambiguità, semplicemente grazie a dei segni grafici, vedete? E anche il fatto che noi abbiamo ipotizzato che i puntini significa una correlazione meno forte, significa che abbiamo creato una correlazione abbiamo creato un codice, ovvero trattino significa correlazione meno forte, tratto continuo significa correlazione più forte. E poi abbiamo anche capito, senza bisogno di capire cosa c'è scritto, abbiamo capito quali sono i nessi. Quindi se io vi dicessi questo concetto a quale è correlato, voi sapreste rispondermi? È correlato a questo concetto? No. È correlato a questo. Dopodiché abbiamo un'altra parte discorsiva e poi abbiamo questo che probabilmente cos'è? Un elenco, cioè ci sono cinque concetti che vengono. Poi dopo abbiamo delle parti discorsive e poi abbiamo questo che probabilmente cos'è? Sembra che ci sia una correlazione, no? Il segmento, sì, che fa correlare, insomma, io uso l'elemento a sinistra. Ma dove, qua? Ah, sì, potrebbe essere. Sì, è vero. Sì, vedi? Cioè,
Vedi, io invece l'avevo interpretato come una citazione, perché spesso nei testi, però sono legittime tutte e due le interpretazioni. C'è un'altra, vedete, questa è molto più sistematica. Qua abbiamo ha fatto proprio una tavola, un sommario, no? un indice, una sorta di sommario visivo dei concetti. Quindi ha correlato molto chiaramente con questo, che poi questo è correlato ad un insieme di concetti. Quindi ha qualcosa di... Qui è una parte abbastanza, no, sistematica. Quindi questo è correlato a questo, che si correla a questo, forse questo cos'è il numero di pagina, potrebbe essere. E questo cos'è il titolo. Quindi vedete anche qui come funziona il sistema. C'è una correlazione fatta da una linea tratteggiata, poi abbiamo una parentesi. Cosa significa la parentesi? Sì. Significa che tutte queste parti sono accomunate da qualcosa. Quindi, vedete, è un sistema semplice, però efficace. Cioè, ho una parentesi, quindi significa che da qua a qua ho qualcosa che, rispetto a un certo punto di vista, che è questo il punto di vista, è accomunato. O ancora, vedete, qua invece ci sono ulteriori schemi concettuali che fanno capire come c'è questo passaggio tra i concetti, che è un circolo. Per esempio, potrebbe essere il ciclo dell'acqua, no? C'è l'acqua nel mare che poi diventa vapore, che poi diventa pioggia, che poi diventa acqua, che poi evapora, eccetera. Quindi un circolo. Oppure potrei dire il sistema. Faccio una bozza, poi faccio una revisione, poi faccio una correzione, quindi un miglioramento, una nuova bozza. Per esempio il processo bozza, nuova bozza, un processo continuo. Qui ancora un'altra correlazione tra concetti, vedete un pochino, qui sono meno. E adesso abbiamo finito. Vabbè, insomma, era interessante il fatto che, almeno per me, che ci fosse un discorso, poi dopo ne vediamo un altro interessante con una mappa, che ci dice una serie di cose senza utilizzare minimamente un sistema di notazione alfabetica che siamo in grado di comprendere. Allora, è reperibile, è pubblicato originalmente da Franco Maria Ricci, quindi è un libro di questi di pregio, però ce n'è anche un'edizione più economica fatta da Rizzoli, economica intendo 80 euro. Poi potete verificare se, non so se ne esiste una versione digitale, penso di no. Volevo chiedere di questa cosa. Sì. Un sistema di notazione grafico, no? Sì. Che non si deve vedere, che dovrebbe definirsi autonomo rispetto a un alfabeto. Sì. Dovrebbe avere una caratteristica di universalità. Cioè, se noi usassimo diagrammi o schemi di questo genere, dovrebbero avere una loro sensibilità universale. Allora, no, vedi qua, ti rispondo... Te anticipo quello che... Sì. La disposizione di uno spazio, che può essere la pagina o lo schermo, per noi procede da sinistra a destra. Certo. E mi chiedo, questa sua comprensibilità che anche a noi è ovvia, può derivare dal fatto che il nostro alfabeto lo scriviamo e lo leggiamo quindi da sinistra a destra? E per chi nasce dentro un'altra educazione alfabetica... Mm-hmm. Ha la stessa evidenza questo ordine di priorità, questa gerarchia da sinistra a destra, perché per noi è così, no? No, penso di no. Quindi, per questo all'inizio, quando abbiamo visto, all'inizio ti ricordi che facevo vedere quali erano i due modi per comunicare? Uno era facendo riferimento a delle nozioni condivise nel mondo, sì. E l'altra invece era il codice valido soltanto all'interno di un certo artefatto. È evidente che è difficile adesso fare un elenco delle nozioni, non sarei in grado di dirti quali sono le nozioni comprensibili in Italia, quelle in Europa, quelle in Giappone, eccetera. Però la cosa importante è sapere che tutto quello che è valido all'interno di un altro artefatto, cioè che è definito soltanto all'interno del tuo artefatto, lo comunichi. E quindi a quel punto, anche se il tuo utente è un giapponese o un arabo o
continuare con la lista. Potenzialmente comunque, se tu correli il rosso a ambiente, a verde ambiente, saprà che è verde ambiente. Se correli il quadrato alle città turistiche, saprà che il quadrato è le città turistiche. Se invece vuoi fare riferimento a delle nozioni che senza specificare all'interno del tuo testo, per esempio usi il verde perché secondo te significa ecologia, rischi che ci siano dei fraintendimenti. Perché non in tutto il mondo verde significa ecologia, non in tutto il mondo rosso significa qualcosa di legato rispetto al bianco di meno puro, per esempio. Come nella lettura dei documenti. Cioè, sì. Nei manga che vengono tradotti in Italia, all'inizio della pagina c'è la leggenda su come leggerli. Su come leggerli, quindi... Quindi al contrario. La risposta è, fino a prova contraria, senza specificazione una certa cosa la devi rendere esplicita. Quindi parti dal presupposto che un tuo segno non sia comprensibile da altri. Quindi la risposta a quello che dici è molto probabilmente quel codice lì di Serafini, siccome ha tra i suoi elementi il fatto di essere letto da sinistra a destra, probabilmente letto da qualcuno che va da destra verso sinistra avrebbe un'interpretazione completamente diversa. Quindi questa cosa qui avrà un'interpretazione diversa se l'abitudine è quella di immaginare la causalità da destra verso sinistra e da non da sinistra verso destra. Non so se ti ho risposto. Sì, era proprio quello. Sì. Era relativo al livello dello spazio, dei colori, dell'altro, no? Sì, sì. Dello spazio, sì. Il codice dello spazio... La disposizione spaziale, perché... Tutte queste cose sono sempre da verificare. Più grande, più importante, forse è una cosa più comune. Più in alto, più importante, anche quello non saprei dirti. Cioè, non... Più in alto anche, più... Sì. Bisognerebbe fare delle ricerche specifiche. Diciamo che il codice, la comunicazione che dispone in un livello alto, medio, basso, mi sembra più naturale. Quella sinistra, destra, o destra, sinistra, mi sembra più arbitraria, meno dotata di... Sì, potrebbe essere. Ti confesso che dovrei approfondire questo tema. Cioè, non ho mai, al di là delle nozioni che posso avere, non ho mai verificato precisamente questa correlazione. Però il tema che poni è un tema chiave, quindi quello dell'accettazione di un certo codice che utilizzi all'interno di una comunità, che può essere più o meno ampia, e di come fare in modo altrimenti di creare dei codici che sono validi in tutte le comunità perché sono specificati, come nel caso che dicevi tu del fumetto, all'interno del tuo artefatto. Se il testo è un'immagine, un artefatto grafico può comunicare solo col testo. Solo? Solo col testo. Cioè, ma l'artefatto grafico è una definizione molto ampia, quindi potenzialmente un libro è un artefatto grafico. Non necessariamente, non è che tutti i testi necessariamente devono contenere delle schematizzazioni, però anche il testo più lineare, quindi un romanzo, comunque ha una dimensione spaziale, perché in ogni caso ha degli accapo o ha delle distinzioni tra i paragrafi. Quindi già quella distinzione, che del resto è quella che abbiamo visto quando... Sì, ok. Insomma... Qual era questa qua? Vabbè, adesso. Quella della distinzione tra paragrafi, già quella introduceva degli elementi spaziali. Quindi è difficile che ci sia un testo soltanto puramente alfabetico, sarebbe difficilmente leggibile. Adesso vediamo invece degli schemi, un sistema di progettazione che va invece dalla costruzione di uno schema che poi riempiamo con degli elementi. Nell'altro caso siamo partiti da un testo, quindi da un elemento concettuale, diciamo così. Poi l'abbiamo man mano schematizzato e siamo arrivati a costruire uno schema. Non siamo partiti dallo schema, cioè non abbiamo fatto uno schema, siamo partiti da un'analisi di un testo e man mano siamo arrivati a costruire uno schema. Quindi per questo si parla di un sistema dal basso verso l'alto, bottom up, perché io parto da un testo e poi arrivo allo schema. Però io posso anche decidere invece di realizzare un artefatto grafico partendo direttamente da uno schema.
Per esempio, posso decidere che utilizzerò un'analogia. Questa cos'è? Cosa significa? Sì, dico, cosa significa il fatto che qua ci sono due palline verdi, qua c'è una. Da solo pesa di più del singolo pallino verde. Del singolo pallino verde. Quindi, vedete, sfruttando uno schema, che un'analogia che conosciamo, almeno noi la conosciamo, e questa specifica stadera è conosciuta da noi, ma non è detto, per rispondere a te, che sia conosciuta, non lo so, non è detto che sia conosciuta da un giapponese, non saprei. Ci fa capire che due concetti verdi equivalgono al rosso, quindi che il rosso ha un peso, la cosa rossa ha un peso maggiore della cosa verde. Per esempio, c'è una cosa che all'interno di un ambiente di lavoro una persona pessimista pesa quanto due persone ottimiste. Quindi che il peso per riuscire a compensare un pessimista è due ottimisti. Questo cos'è? Un iceberg. Cosa significa questo? Così, interpretazione. Una separazione. Eh? Che quello che emerge è sulle spalle di tutti gli altri. Sì, che c'è una parte che emerge verde, che è l'unica che vediamo, ma ci sono degli elementi sommersi. Associando i colori più forti a qualcosa di più, sì, negativo. Certo. Correlandolo a dei concetti, correlando i colori a dei concetti, qua potremmo mettere che ne so. Emerge una situazione molto, che ne so, che prima cosa avevamo, il verde era? La serenità. La serenità, vediamo solo la serenità, ma perché ci sia serenità c'è bisogno che meno evidentemente ci siano tante situazioni di lavoro e una situazione di sviluppo economico diffusa. Quindi in questo caso, correlando a quei concetti, vi ricordate? Verde, serenità, rosso, occupazione individuale, blu, livello economico complessivo, qui significa che perché emerga serenità e quindi io vedo una persona serena, significa che sotto, nascostamente, senza che si veda, ci deve essere, quella persona deve avere un lavoro e deve stare in un ambiente economico che funziona. Oppure sopraffazione. Oppure? Sopraffazione. Sopraffazione, per esempio? Per esempio, quello verde tiene sotto scacco tutti gli altri. Tiene sotto scacco tutti gli altri, sì. È sereno. È sereno. Tanti fantozzi sotto. Tanti fantozzi sotto. Quindi sì, per far star bene uno, che ne so, per far star bene il re, c'è bisogno di tanti sudditi, in questo caso uomini e donne, che sono nascosti e lo fanno stare bene. Vedi, subito sì, le analogie hanno questo vantaggio che permettono tanti livelli di interpretazione. Qui ancora, vedete, sfrutto un'altra analogia che è quella degli anelli. In questo caso cosa vuol dire? Vuol dire che l'occupazione individuale è strettamente correlata al livello economico complessivo ed è correlata alla serenità. Ma serenità invece e livello economico complessivo, con questa schematizzazione, non sono correlati tra di loro. Questa potrebbe essere una visualizzazione della Trinità cristiana? No, bravo. Perché? Perfetto. Quindi, sì, bravo. Padre, Figlio e Spirito Santo non potrebbe essere visualizzato così, perché Padre, Figlio e Spirito Santo sono, secondo il credo attuale, sono tre, un e trino. In questo caso invece avremmo, per esempio, avremmo che Padre, Spirito Santo e Figlio, vorrebbe dire che in questo caso lo Spirito Santo è correlato al Figlio e al Padre, ma Padre e Figlio non sono la stessa persona. Quindi sarebbe una visualizzazione scorretta. Sarebbe da scomunica. Da scomunica, bravo. Poi vedete, sfruttiamo un'altra analogia che è quella invece del corpo umano. Tutti quanti conosciamo il corpo, all'interno della nostra cultura sappiamo che c'è una posizione del cuore e c'è una posizione della testa. Quindi se io vi dico che un certo concetto, per esempio, il rosso era il livello di occupazione individuale, è una questione che mi sta a cuore. Oppure può essere una questione
che, a cui penso continuamente. Quindi a seconda, no, di dove posiziono questo pallino, significa questo cerchio rosso, comunico, no, una diversa posizione. Qui vediamo 5 analogie, qua ci potremmo sbizzarrire e farne molte, quindi potremmo mettere queste in diverse parti del corpo, potremmo immaginare gli occhi e mettere all'interno degli occhi quei pallini rossi, vuol dire che uno vede soltanto quello, eccetera. Qua invece vediamo un esempio di analogia del XIII secolo, che è un cavaliere cristiano che lotta contro le virtù. Sì, che lotta contro le virtù, che lotta contro 7 vizi capitali, che poi hanno a loro volta tutta un'altra serie di sottovizi. Come funziona questo artefatto grafico? Che innanzitutto, lo dico, non era dedicato ai bambini, cioè non era una cosa che serviva per... Era all'interno di un testo che si rivolgeva ad un pubblico colto. Questo si legge da destra o da sinistra? Sì. Sì. Intanto guardatelo che voglio cercare una cosa. Allora, cosa significa questo testo? Mi sono segnato come si chiamano le varie virtù, perché altrimenti non me le ricordo tutte quante. Allora, abbiamo innanzitutto un cartiglio in alto, lo vedete? Abbiamo un cartiglio scritto in rosso, questo. Poi abbiamo un angelo con un altro cartiglio, vedete? Che poi ha 7 cartigli. Cioè 7 carte, cioè rotoli, pezzi di carta ipoteticamente, rotoli con scritto dei testi. Poi sotto qua c'è un cavaliere che è su un cavallo, qua ci sono 7 colombe, qua ci sono 7 diavoli e qua abbiamo 7 tanti vizi capitali che corrispondono a dei diavoli. Allora, innanzitutto, come funziona? Com'è che questo testo riesce a comunicare? Attraverso l'organizzazione spaziale. Quindi sappiamo, per esempio, che questi diavoletti più piccoli sono correlati ad un diavolo più grande. Che poi ogni diavolo viene combattuto da una specifica colomba che sta per una virtù cristiana. E poi abbiamo questo cavaliere che, vedete, ha nelle diverse parti del corpo scritto qualcosa. Si sfrutta il corpo, così come facevamo prima, posizionando il pallino rosso nel corpo umano, qua si utilizza il corpo, l'armatura del cavaliere, per posizionare delle diverse virtù cristiane. Di che codice o libro stiamo parlando? Adesso, dopo te lo dico. Comunque stiamo parlando del 1300, si trova alla British Library. È di un autore che si chiama Guillemus Peraldus. O William Perrault. Ah, non è italiano? No, non è italiano. Italianizzato Guillermo Speraldus, ma è William Perrault. In alto c'è un testo, c'è scritto milizia, milizia est vitae homini super terram. Quindi la milizia, la vita dell'uomo sulla terra è una battaglia. Quindi il quadro complessivo è una metafora, la vita dell'uomo intesa come battaglia. Dopodiché abbiamo l'angelo che dice, qui c'è scritto, soltanto chi combatterà correttamente potrà vincere. Okay? Quindi un ulteriore testo. E poi abbiamo delle frasi scritte. Qua c'è scritto hoc coronabit nisi qui legittime certa verit. Hoc coronabit nisi qui legittime certa verit. Soltanto sarà coronato chi legittime, cioè legittimamente, correttamente, certa verit, il certame nella battaglia, quindi combatterà. Dopodiché abbiamo questo angelo che tiene questi 7 cartigli su cui c'è scritto: di essi il regno dei cieli, possederanno il regno,
saranno consolati, saranno saziati, troveranno misericordia, vedranno Dio, saranno chiamati figli di Dio. Perché? Perché le virtù cristiane corrispondono al timore di Dio, alla pietà, anzi alla pietà, al timore di Dio, alla mansuetudine, agli afflitti, alla giustizia, alla purezza del cuore. Adesso ritorno alla schematizzazione più grande, se no non riesco. Quindi abbiamo qua i poveri, qua i mansueti, qua gli afflitti, qua i giusti, qua i misericordiosi, qua i puri di cuore e qua coloro che sono in pace. Quindi vi ricordate quella cosa? Beati i poveri, perché? Di essi il regno dei cieli. Beati i mansueti, perché? Possederanno il regno. Quindi così si legge. C'è una correlazione tra queste, che sono le sette virtù, correlate, no, a quello che aspetta coloro che saranno. Dopodiché abbiamo qua invece i vizi, sono la superbia con Lucifero, questo è Lucifero, questo è Leviatano, questo è Satana, questo è Belfagor, questo è Mammon, Belzebù e Asmodeus, che sono tre diavoli, che per noi non significano niente, perché noi non siamo abituati a quell'iconografia, ma in quell'epoca erano visualizzati, avevano delle caratteristiche tali che permettevano una differenziazione. E corrispondono a la superbia, l'invidia, l'ira, l'accidia, l'avarizia, la gola e la lussuria. Quindi che succede? Si fronteggiano, diciamo, tra di loro chi? I vizi con le virtù. Quindi abbiamo che la superbia si scontra con la povertà, l'invidia con la mansuetudine, l'ira con l'afflizione. Insomma, c'è uno scontro tra vizi e virtù, che è visualizzato con la metafora di uno scontro tra la colomba e il diavolo. E poi abbiamo il cavaliere cristiano, che ha posizionato in diverse parti del corpo degli elementi. Ad esempio qua c'è scritto buona volontà. Quindi le diverse componenti del corpo sono utilizzate per inserire al loro interno degli aggettivi che quindi corrispondono ad una porzione. Quindi qua ad esempio c'è la carità, qua c'è la buona volontà, eccetera, eccetera. Qua invece abbiamo la Trinità, lo scudo indica la Trinità, quindi Padre, Figlio e Spirito Santo, che infatti vedete corrispondono tra di loro. Quindi cos'ha questo, come funziona questo artefatto grafico? Si basa su un'analogia simile a queste, ma nello stesso tempo si basa anche su una disposizione spaziale degli elementi. E poi anche su una differenziazione cromatica, perché se ci fate caso, vedete che in rosso qua abbiamo, per così dire, la parte negativa, invece con quest'altro blu abbiamo la parte positiva, quindi il vizio e virtù sono distinte graficamente attraverso delle variabili cromatiche. Vi torna? Spero che non ci sia un medievista che mi ascolta, perché potrebbe essere che ho detto comunque, magari ho usato qualche parola sbagliata. Insomma, comunque il concetto complessivo era, penso di averlo centrato. Qua abbiamo un'ulteriore analogia, che invece è il mappamondo di Obstorf. Qui si utilizza questa è una visualizzazione del mondo che però sfrutta la metafora del corpo di Cristo, come dire che il mondo cos'è? È complessivamente il corpo di Cristo, e che quindi il mondo è la Chiesa anche. Vedete qua in alto abbiamo la testa, poi in basso abbiamo i piedi, poi a destra abbiamo la mano sinistra. Quindi piedi, mano sinistra, mano destra, e poi vedete, è un grande mappamondo. Ebstorf, sì, Ebstorf,
Tra l'altro, anche se non sembra, in realtà poi sono state fatte delle verifiche e la no. Vedete, qua ci sono c'è una sorta di carta. Vedete, ci sono delle vie, ci sono dei palazzi. Chi l'ha studiato ha verificato che, per quanto sembri così soltanto metaforico, in realtà i passaggi tra un luogo e l'altro sono realistici. Cioè, è una sorta di cartina della metropolitana. Ovvero, non dice esattamente come si fa a raggiungere, non dice qual è la distanza tra, per dire, questo e questo. La distanza non è realistica, però il fatto che si debba passare prima da qua e poi di qua è corretto. Quindi è un po' come dire andare da una fermata della metropolitana all'altra. Cioè non ti dice qual è la distanza numerica, ti dice però che le tappe che devi fare sono queste. Quindi in realtà questo, oltre ad essere un'analogia che faceva capire un concetto che era quello che il corpo di Cristo coincideva con il mondo, era anche uno strumento che potenzialmente poteva servire per capire come fare un certo tipo di percorso, di pellegrinaggio. Quindi capite che, vedete, a noi così sembrerebbe più che altro una cosa, no? Per un gioco, no? Per bambini. Una cosa divertente o un capriccio stilistico, mentre in realtà ha una funzione conoscitiva. Qua rivediamo, quindi questo lo identifichi come il Cavaliere dei Vizi e delle Virtù ed è di William Perrault o Guilhelmus Peraldus o latinizzato. Sì, certo, anzi, direi che va fatto. Ok, ci vediamo tra un quarto d'ora allora. La stanza va bene come... Ok. Riparto? Ok. Allora, avevo prima, mi era stato chiesto prima qual era la citazione relativa a Peraldus, ed è questa. Quindi, Guilhelmus Peraldus, periodo stimato tra il 1265 e il 1265, fa parte di un testo che si chiama Summa de Virtutibus et Vitis, quindi Trattato dei Vizi e delle Virtù. È un manoscritto, è il foglio 28R, quindi vuol dire foglio 28 right, di destra. Si trova all'Harleian Library, che è alla British Library di Londra, e è il manoscritto 3244. Quindi queste sono le informazioni. Mentre il mappamondo di Ebstorf si parla del fine dalla fine del XIII, tra fine XIII e inizio del XIV secolo. Va bene. Se non ci sono domande sui testi precedenti, sui concetti precedenti, sugli esempi, vado avanti. Affrontiamo adesso il tema della analisi dell'immagine attraverso l'approccio semiotico. Ho messo quindi come simbolo che sintetizza questa parte del talk un'immagine stilizzata di un paesaggio, il sole tra le montagne. La questione che ci poniamo innanzitutto è: immaginiamo di dover visualizzare un cuore.
qual è la domanda che ci dobbiamo porre? Una prima domanda può essere: quale rappresentazione è più realistica, quale rappresentazione è più vera? In questo contesto, più che la verità o il realismo, ci interessa l'efficacia. Cioè, ci interessa capire qual è l'obiettivo della scelta comunicativa che io faccio per visualizzare un cuore o comunque una parte del corpo umano. In questo caso io ho una schematizzazione di un corpo e ho una schematizzazione del cuore e ho posto il cuore in diverse posizioni all'interno del corpo. Questa rappresentazione sicuramente non si potrà dire realistica. Però se l'obiettivo a cui devo rispondere è far capire ad una persona che il cuore non è posto al centro, non è posto a sinistra guardando il corpo, ma è posto un pochino a destra, questa rappresentazione è efficace. Inserire in questo contesto una fotografia di un cuore realistico non solo sarebbe inutile, ma sarebbe anche inefficace, perché porrebbe l'attenzione sulla forma del cuore, mentre quello che ci interessa qua è semplicemente la posizione del cuore all'interno del corpo. Qua abbiamo sicuramente la conoscete, una lastra. Anche la lastra cos'è? È una visualizzazione di una parte del corpo, realizzata attraverso specifici strumenti tecnici e che richiede, per essere interpretata, di un sapere che è presente all'interno di una comunità di interpretazione che è quella dei radiografi che sono in grado di leggere delle lastre o di coloro che sono, insomma, dei medici che sono in grado di leggere. Non tutti i medici sono specializzati nella lettura di questo tipo di artefatto, di visualizzazione. Si può dire che è realistica, più vera dell'altra? Sicuramente si può dire che rispetto ad un certo obiettivo, che è quello di intervenire all'interno del corpo a partire da una visualizzazione che è questa, sicuramente io come paziente mi affiderei ad un medico che lavora a partire da questa visualizzazione e non che quello che lavora a partire da una schematizzazione del cuore come quella che abbiamo visto in precedenza. Quindi quello che ci interessa in questo momento è concettualizzare che esiste un oggetto che viene visualizzato, le modalità con cui viene visualizzato dipendono da delle scelte che sono concettuali e che sono vincolate a degli strumenti che vengono utilizzati, in questo caso lo strumento che riesce a realizzare poi la lastra, e poi che l'artefatto dovrà essere interpretato secondo delle norme e dei criteri che sono validi all'interno di una comunità, che può essere molto ampia, come nel caso precedente, per cui abbraccia potenzialmente un numero di persone molto ampio, o può essere specializzata come questa, e dunque richiede un sapere, una competenza specifica per essere interpretata. Ha obiettivi diversi, inoltre. Nel caso precedente l'obiettivo è quello di far comprendere in linea di massima dove si pone il cuore all'interno del corpo. In questo caso invece l'obiettivo qual è? Non è tanto far capire qual è la conformazione, ci sono modi migliori per farla capire, come vedremo, ma è permettere a qualcuno di interpretare quello che sta avvenendo all'interno del corpo e di conseguenza di agire operando o non operando, oppure dando una specifica terapia. Dopodiché, come si fa a capire se questa lastra era o meno efficace? Dipende se la persona nel tempo guarirà oppure no. Per cui l'unico modo poi per capire se questa visualizzazione è corretta è quella poi dopo, successivamente, di operare sul corpo e verificare se le abduzioni, le inferenze, anzi, che erano state fatte a partire da questa immagine erano efficaci o meno rispetto al mio intervento. Quindi se la mia interpretazione era o meno corretta rispetto all'obiettivo che avevo. Quindi capite, più che vero o realistico, pensiamo a efficace e, se vogliamo, in un certo contesto anche controllabile, perché da una comunità. Qua abbiamo una lastra. Qua abbiamo un ulteriore
visualizzazione di una porzione del corpo. Questo è un disegno anatomico preso da un manuale di anatomia. Vedete che in questo caso abbiamo una rappresentazione più dettagliata, no? E a cosa serve? Serve a degli studenti a far comprendere come sono organizzati tra di loro gli organi all'interno del corpo. I colori non sono realistici, cioè tutti poi gli studenti di medicina, quando si trovano di fronte a vedere magari un cuore vero perché partecipano a un'operazione, si rendono conto che poi non è che che le arterie sono di questo colore, il cuore ha questo, cioè i colori sono molto più indistinti, quindi anche questa rappresentazione, se vogliamo, non è realistica, cioè non, però è efficace perché permette di capire la distinzione tra gli organi grazie a delle scelte cromatiche che li mettono in evidenza. Notate fra l'altro un interessante espediente, che è quello di mettere dei tiranti. Vedete che ci sono dei tiranti? Ci sono da una parte delle linee che indicano cosa c'è in un certo punto, quindi polmone destro, però e sono queste linee. Però vedete che qua ci sono dei tiranti, cioè ci sono delle cose, vedete che qua la parte... Perché? Cosa servono a dire? Servono a dire, guardate che se aprite un corpo non è che trovate il cuore in visione, sarà coperto da delle membrane. Allora ti faccio capire che questa membrana è tirata via. E quindi, vedete, cerco di simulare, no, una situazione di scoprimento effettivo del cuore e la simulo attraverso questi tiranti che lo aprono. Se avessimo dovuto utilizzare questa immagine per capire dov'era il cuore all'interno del corpo, probabilmente non sarebbe stata particolarmente efficace. Cioè, avrebbe, perché? Perché, come dire, non moltiplicare le informazioni se non hai bisogno di farlo. Quindi, se devi semplicemente far capire il cuore dov'è in 5 secondi, quei 5 secondi potrebbero essere impiegati, se metti questa immagine, ad analizzare il cuore, non analizzare la posizione all'interno del corpo. Quindi a parità di secondi di attenzione dell'utente, l'immagine precedente, ovvero questa, permetterebbe di capire rapidamente dove è il cuore. Se il cuore fosse più eccessivamente, no, dettagliato come questo, sarebbe più difficile comprenderlo. Quindi, per quanto questo sia più efficace rispetto ad un certo obiettivo, lo è meno rispetto ad altri. Quindi la scelta poi dipende dagli obiettivi che voglio compiere. Qua abbiamo un'ulteriore schematizzazione. Vedete, questa è una colonna vertebrale con collocati gli organi. Vedete, è molto elegante graficamente. E c'è un uso essenziale delle variabili. C'è il nero che visualizza gli organi e c'è invece il celeste che visualizza le correlazioni. Questo permette di capire dove è posizionato il cuore rispetto alla colonna vertebrale. Qual è più realistica, questa o la lastra? Qualcuno direbbe la lastra, perché la lastra potenzialmente lo faccio, cioè effettivamente un fascio luminoso, no? Cioè non faccio i raggi X che scontrano sulla superficie reale, quindi in termini semiotici sarebbe un'impronta, un indice, mentre questa è una costruzione autonoma di un essere umano che ha disegnato. Però questo disegno, così come la lastra, può essere verificato empiricamente. E a partire da questo disegno un soggetto può riuscire a capire dove è posizionato un organo all'interno del corpo in modo più efficace rispetto a quanto lo potremo capire dalla lastra e anche da quel disegno anatomico che abbiamo visto in precedenza. Quindi vedete che poi la scelta di visualizzazione è una scelta di pertinentizzazione. Cioè, pertinentizzazione vuol dire cosa io rendo pertinente, a cosa voglio che il mio lettore, veda, su quale elemento voglio che si focalizzi la sua attenzione, sulla natura dei tessuti, con il disegno anatomico, sulla posizione all'interno del corpo, come in quel cuoricino messo nel busto nero, sulla posizione degli organi reciproca all'interno della colonna vertebrale. Questa immagine sicuramente è quella che, per il senso, indubbiamente è una fotografia, quindi potenzialmente la più realistica, ma rispetto agli obiettivi precedenti sarebbe del tutto inefficace.
Quindi poi quello che ci interessa all'interno dell'artefatto grafico è la scelta più efficace rispetto ai miei obiettivi comunicativi e rispetto alla comunità di interpreti. Perché io se la lastra la metto in un manuale senza spiegarla, non posso dare per scontato che un soggetto X sia in grado di interpretarla. Ah, qui abbiamo lo zoom. Qua abbiamo il Cristo morto del Mantegna. È una rappresentazione di un busto che ha un obiettivo diverso dagli altri, che era quello di indurre gli spettatori dell'opera alla venerazione nei confronti di Cristo, perché fa parte poi di un dipinto che è appunto un compianto. Quindi in quel caso la visualizzazione del busto, di quella porzione del corpo di Cristo, è finalizzata, no, ad ottenere un obiettivo comunicativo rispetto a dei potenziali utenti di quel testo che era il dipinto del Mantegna, che era diverso dagli obiettivi precedenti. Quindi qua è evidente che questo non sarebbe utile per comprendere l'anatomia, tantomeno per operare, cioè nessuno di noi si farebbe, prima di fare un'operazione, si farebbe fare un ritratto, no? Per poi dopo capire dove andare ad aprire. Vedete, qui insomma abbiamo questi esempi diversi di visualizzazione, che ognuno dei quali ha un obiettivo specifico e ognuno dei quali è comprensibile rispetto ad una comunità più o meno ampia di utenti. La scelta quindi è tra modalità di visualizzazione che rendono pertinenti diversi aspetti di un dato oggetto, di un dato concetto, che possono essere più o meno astratti o più o meno figurativi. Qua abbiamo un ottimo esempio molto conosciuto, anche perché è stato anche citato da Edward Tufte in un suo testo, su un perfetto esempio di correlazione tra diverse modalità di visualizzazione. Questo è un testo che si chiama How to Ski by the French Method, quindi come sciare con il metodo francese. È un manuale che ha un obiettivo, che è quello di insegnare ad una certa persona che potenzialmente non sa come sciare, come si scia. Però non lo spiega scrivendo, anche perché voi immaginate come sarebbe difficile spiegare ad una persona mettiti in posizione in avanti, con le ginocchia, però la parte, insomma, il tallone alzalo ma non troppo, i busti metterli con un angolo di 120 gradi, cioè descriverlo con le parole sarebbe praticamente impossibile. Allora qual è l'espediente utilizzato? Sì, è stata realizzata una fotografia, che però vedete è una fotografia che è quasi al confine con invece una schematizzazione, perché è una fotografia che però non mette in risalto le caratteristiche fisiche del soggetto, vedete che lui è nero. Non è molto diverso da quel busto nero che abbiamo visto all'inizio. E poi all'interno del suo busto, esattamente come prima abbiamo visto quei cerchi collocati, abbiamo questi cerchi che sono collocati, che ovviamente non sappiamo che non fanno parte del normale abito, no? di uno sciatore, quello di avere dei, non è che ha, i cerchi bianchi fanno parte dell'abito. Sono dei segni che servono a fare in modo che l'attenzione del lettore si concentri in un punto piuttosto che sull'altro. Quindi è come dire, devi fare attenzione alla posizione del braccio, all'articolazione del braccio rispetto al busto, alla posizione del busto rispetto alle gambe, alla posizione poi della parte bassa delle gambe e dei piedi rispetto. No? Quindi c'è una fotografia, ma poi c'è un segno grafico, c'è una sorta di astrazione della fotografia che serve a dirti, guarda, non mi interessa che tu giudichi questa fotografia perché a partire dall'abbigliamento, cioè se è vestito bene o vestito male o di che colore vestito è, un corpo. Vedete che poi c'è questo utilizzo, no, delle parole direttamente contestualizzate, quindi ti vanno a spiegare proprio qua cosa sta avvenendo, quindi movimento creato in avanti, cosa fare, come orientarsi, come piegarsi indietro, c'è un uso delle frecce, quindi dei colori, delle parole contestualizzate, ed è un perfetto esempio di un testo grafico che, di un artefatto grafico che unisce diverse modalità di scrittura
che sono poi la fotografia, l'utilizzo delle variabili visive, l'utilizzo della disposizione spaziale. Vedete che qua cosa abbiamo? Abbiamo una posizione, una riproposta della stessa struttura, però con un colore leggermente più tenue. Perché? Qui si utilizza la variabile visiva del valore. Si dà l'idea che a diversi toni corrispondono diversi momenti. Quindi c'è un po' l'idea del prima e del dopo. Vedete qua com'è interessante, il testo segue l'orientamento degli sci, perché potenzialmente uno quando legge il libro inclinandolo, perché lo legge per imparare, quindi per capire bene il movimento gira, no, il libro, e allora il testo è orientato rispetto all'orientamento degli sci. Questo è un esempio interessante che ci fa capire come quelle forme che abbiamo visto prima, la fotografia, la schematizzazione, poi possono essere, tornando indietro, possono essere unite insieme per riuscire a creare, a riuscire a raggiungere un obiettivo comunicativo, che in quel caso è: voglio che tu nel minor tempo possibile sappia qual è la posizione da tenere per sciare. Cioè, questo è l'obiettivo. Quindi tengo presente quell'obiettivo, tengo presente che quel libro lo dovrei utilizzare magari mentre fai le posizioni, che quindi se ti metto delle frasi intere, tu mentre fai la posizione devi leggere le parole e perdi tempo, quindi in 3 secondi devi capire come metterti. Quindi vedete, è mirato rispetto ad un obiettivo. Ed è una sintesi di questo, più questo, più una parte di questo. Capite? È un insieme di diverse strategie di visualizzazione. Questo non c'entra niente con le tecniche per sciare, è invece un dipinto molto famoso di Hokusai che si chiama La Grande Onda. E l'ho inserito per far vedere qual è la differenza tra un testo basato su un sistema notazionale, questo, e invece un testo che si basa meno o quasi per niente su un discorso notazionale. Questo è un elettrocardiogramma, come molti di voi sanno. Da come è strutturato? C'è una griglia, come se fosse uno spartito, che identifica due assi, un asse delle Y e un asse delle X, e la variazione in alto e in basso della linea indica un cambiamento di cosa? Del ritmo cardiaco, ad esempio. Quindi ci sono degli alti e dei bassi, no? Se questa linea fosse in rosso e lo sfondo fosse in nero, per voi sarebbe diverso? Ve lo dico io, no. Perché la cosa importante è che siamo in grado di distinguere la differenza tra la linea e lo sfondo. Quindi potrei tranquillamente fare questo sfondo in grigio e la linea con un rosso acceso. Potrei ingrandirlo, ma mantenendo costante la griglia sarei sempre in grado di comprendere cosa mi sta comunicando. Questo è un sistema notazionale perché le scelte sono finitamente differenziate. È un po' come uno spartito. Però se prendiamo questa stessa idea di una linea frastagliata e la mettiamo in campo per interpretare quest'opera, ci rendiamo conto che qua il discorso cambia. Perché mentre quella linea che andava in alto e poi scendeva, nel caso dell'elettrocardiogramma poteva essere rossa o nera, comunque il concetto era quello. In questo caso invece, se qua cambiamo i colori, li invertiamo, il rosso, il bianco va sotto, il blu va sopra, non è più la stessa opera. Perché in questo caso la nostra analisi, la nostra interpretazione deve essere maggiormente densa. Si parla di descrizione densa perché di interpretazione densa perché richiede di analizzare i dettagli dell'opera.
Quindi il fatto che la montagna sia posizionata in questo modo ha un significato ben preciso. Il fatto che qua ci siano questi punti bianchi fa parte dell'interpretazione. E c'è anche un'ambiguità che viene creata volutamente, almeno secondo un'interpretazione possibile, abbastanza coerente. E qual è l'ambiguità che viene creata? Questo cos'è? È una montagna. Però plasticamente, ovvero dal punto di vista delle sue forme e dei colori, potrebbe essere anche un'onda. Sì. Sono ambigue. Potenzialmente queste potrebbero essere sia gli schizzi, la spuma dell'onda, la schiuma dell'onda, oppure potrebbe essere la neve che cade sul monte Fuji. Sì. Questa immagine ci permette di capire una distinzione che esiste all'interno della semiotica visiva concettuale, che è quella tra semiotica figurativa e semiotica plastica. La semiotica figurativa fa attenzione alle modalità con cui un certo testo visivo si correla a figure del mondo. Quindi la semiotica figurativa ti dice: beh, qua io riconosco quello che è il concetto della montagna. Qui c'è l'onda e questa è una barca. Invece dal punto di vista plastico leggiamo questa immagine come se fossimo privi, no, di conoscenze preliminari, e quindi diciamo: beh, qua c'è una forma, c'è un colore bianco, quindi c'è la semiotica plastica analizza un testo a partire da diverse categorie, che sono le categorie eidetiche, da eidos, che significa forma, le categorie cromatiche, colore, le categorie topologiche, che sono invece le categorie spaziali, sopra, sotto, dentro, fuori, che, se ci pensate, è molto simile a quelle variabili visive di Bertin. Quindi sono concetti simili. La semiotica plastica, che è un concetto introdotto poi da un semiologo che si chiama Gray-Mass negli anni '80, può essere correlata a quelle che sono le variabili visive di Bertin, perché si parla anche lì di organizzazione nello spazio, distinzione tra colori, distinzione tra valori, ovvero si fa una lettura di un'opera, di un testo visivo, che è indipendente da quello che viene raffigurato da quel testo visivo. Quindi non mi interessa che questa sia una montagna, è una forma abbastanza acuminata con il colore bianco che è posta in basso rispetto a quest'altra. Quindi, da un punto di vista plastico, una sedia non è una sedia, è un rettangolo con un altro segmento. E qui si gioca, è qui il gioco che viene creato nell'interpretazione, è proprio quella di un passaggio tra lettura plastica e lettura figurativa. Quindi io riconosco una macchia bianca, ma quella macchia bianca cos'è? È neve o è schiuma? E questo crea poi, come effetto di senso potenzialmente, quindi come significato, crea una sorta di fusione tra gli elementi, quindi tra l'acqua, l'aria e la materia, la terra. Quindi, mentre questo testo richiede un'interpretazione che volutamente non potrà essere univoca, non vuole essere univoca, perché la chiave di lettura nessuno potrà dire è questa, ti metto il timbro sull'interpretazione corretta dell'opera. Io posso interpretarla, posso dare un'interpretazione completamente diversa, purché la mia interpretazione sia, no, coerente. Mentre in questo caso l'interpretazione deve essere univoca rispetto al soggettivo. Quindi deve essere interpretata da un medico che è in grado di leggerla e che ne trarrà delle conseguenze relativamente allo stato di una persona fisica. Dopodiché questa stessa opera, questo testo visivo, se io lo prendo e decido di trasformarlo in un'opera d'arte, cioè le metto all'interno di una cornice e gli metto una firma, cioè faccio un cosiddetto ready-made, a quel punto dopo questo elettrocardiogramma messo in un museo come gigantografia, a quel punto non sarà più un elettrocardiogramma, sarà un testo estetico da interpretare.
E a quel punto sarà rilevante anche se il colore è questo o un altro. Quindi la stessa, addirittura lo stesso testo può essere interpretato rispetto ad un obiettivo che è quello di capire lo stato fisico di una persona e dalla comunità di interpreti, comunità di interpretazione dei medici specializzati. Ma questo stesso testo può essere letto poi da un'altra comunità, che è quella dei critici d'arte, in un'altra modalità, leggendo altri tipi di categorie, leggendovi altri tipi di significati. Adesso vediamo una serie di esempi, ritornando a quello schema che avevamo visto all'inizio, delle diverse funzioni che può avere un artefatto grafico, quindi far porre delle domande, divertire, far comprendere qualcosa, far venire delle idee, capire gli ingranaggi, permettere a qualcuno di fare un talk, come in questo caso a partire da un artefatto grafico, convincere, far scappare se è un segnale di emergenza, far vincere. Per esempio il manuale si può dire che sia in grado, no, di far... dovrebbe essere in grado di fare modo, il manuale sullo sci, di fare in modo che qualcuno impari a sciare e vinca potenzialmente. E poi abbiamo anche un'altra categoria, che è quella dell'avvertimento, quindi ad esempio il segnale giallo, il segno giallo del semaforo. Qua ho messo due libri, due codici, uno del 1485 e uno del 1494, che tutti e due visualizzano lo stesso testo, che sarebbe un salmo si chiama Psalterium Brunonis, cioè un libro di salmi di Bruno. Ho messo qua una figura accanto perché volevo farvi vedere qual era la differenza di grandezze. All'interno dei testi, quando sono fotografati, in questo caso dalla Herzog August Bibliothek, sono presenti degli elementi che permettono di capire le dimensioni. Vedete? È una foto che permette di capire che questo testo è tante volte 4 cm, quindi è circa 30, e anche i colori. Sono due testi che rappresentano gli stessi salmi, ma lo fanno in modo diverso. E sono grandi più o meno così, tenendo conto di un'altezza media. Ho messo un omino di 1,60 m, un uomo di 1,60 m, anche perché all'epoca erano forse un pochino più bassi, quindi comunque, tanto per capirsi. Sono due testi che sono, uno realizzato a caratteri tipografici, ma subito dopo l'invenzione della stampa, e quindi risente ancora nella sua impostazione, vedete, di una suddivisione di un utilizzo delle forme grafiche, delle scelte grafiche, non tiene conto più di tanto dei vincoli tecnici. Quest'altro testo, invece, è realizzato con un obiettivo che è quello di diminuire il più possibile lo spazio occupato. C'è una riduzione forte, vedete, anche dell'uso dei colori. Ed è un testo più di largo consumo. Oggi era comunque molto caro per l'epoca, però potremmo dire che una è un'edizione hardcover, quindi con copertina rigida di lusso, e una è più... In realtà poi questa sarebbe una lettura abbastanza riduttiva, perché possiamo dire che questi due salmi rispondono a degli obiettivi comunicativi diversi. Sono la stessa porzione del testo. Come è organizzato questo? Come è organizzato il testo? Questo è il salmo, questo, la parte in rosso, è la sintesi del salmo, e questi a destra cosa sono? Sono i commenti della parte del salmo fatti dai diversi parti della... Ci sono dei simboli qua che sono H, AH, si riferiscono a dei padri della Chiesa, quindi A per esempio è Agostino. E che vuol dire? Vuol dire che su questa parte del salmo, che si chiama Miserere mei Domine, che in firmus sum,
abbi pietà di me, Signore, che sono di me che sono debole. Nella tradizione si sono accumulati dei commenti, tra cui uno dei più rilevanti è questo, e quindi viene messo in correlazione con questo testo principale. Qua perché ci sono questi grandi spazi tra le righe? Perché ci sono un sacco di commenti. Quindi, in pratica, il commento è collegato direttamente in modo spaziale al testo che viene commentato, e quindi, di conseguenza, il testo si espande. Capite che dal punto di vista insomma, di un editore non è propriamente economico, perché significa avere un sacco di spazi bianchi. Può essere però utile dal punto di vista dell'officiante, cioè di colui che deve, a partire da questo salmo, tenerlo davanti in questa situazione praticamente. Quindi io sono l'ufficiante, ho il salmo, altro è di fronte a una platea a cui devo parlare, e le diverse dimensioni fanno in modo che questo salmo, da una distanza, e anche il corpo del carattere, facciamo in modo che il salmo da lontano sia più leggibile. Ed anche il fatto che le parti siano così suddivise cromaticamente permette di capire subito qual è il salmo, di cosa parla e anche quali sono le parti su cui mi devo soffermare di più. Quindi, immaginando io di dover fare una presentazione, questo sarebbe molto più comodo per me, perché io avrei davanti il testo e so che quando arrivo a Domine me in furore tuo, eccetera, eccetera, ne dovrò parlare almeno un quarto d'ora, 20 minuti, mentre so che qua me la cavo più rapidamente. Mentre qua ci sono un sacco di commenti che mi devo ricordare, qua addirittura ce ne sono uno, due, vedete? Beda, uno, due, ritorna. Ogni letterina rossa è un padre della Chiesa che commenta. E questa invece è una sintesi. Vediamo invece quest'altro testo che è successivo, perché è del 1495. E quindi il primo è 1485, il secondo 1494, insomma, non è così rilevante. Vedete, in questo caso abbiamo un sistema di note. Abbiamo gli stessi testi e gli stessi commenti, però c'è un sistema di note, vedete, che correla le porzioni, i commenti del testo con il testo, ma non sono più collegati spazialmente, per cui il commento riferito a qua, dove lo trovo? Qua c'è una B, vedete? Qua c'è una B. Quindi i commenti, vuol dire che il verso B è commentato qua, perché qua c'è una B, da Agostino. Questo sembra quasi un sistema grafico di passaggio, no? Da questo sì, a quello del libro moderno come lo conosciamo noi. Più... Con la notazione in basso alla parte. Con le note che corrispondono. Non è, da un certo punto di vista, questo testo permette una diffusione maggiore, dei costi minori, anche una lettura, una manipolabilità diversa. Però si perde moltissimo, si perde una serie di informazioni che invece nel testo precedente ci sono. Quindi la suddivisione dai salmi, la chiarezza con cui viene scritta la sintesi del salmo, il fatto di riuscire a trovare subito il commento riferito ad una certa cosa. Quindi, se ci pensate, rispetto a quell'esempio che facevamo prima del testo lineare e poi la schematizzazione, questo è un muro di inchiostro. Questo è più simile ad un artefatto grafico in cui i concetti cominciano a essere, no, suddivisi e messi in gerarchia graficamente. Questa distinzione tra il testo, il carattere mobile e poi l'immagine, intesa anche come organizzazione spaziale, è dovuta anche a dei limiti tecnici, nel senso che poi
È molto più semplice stampare questo che stampare questo. Okay. E anche la suddivisione che adesso è molto forte tra l'immagine e il testo all'interno di un libro nasce, almeno un'ipotesi è che nasce a quell'epoca perché l'immagine va stampata con la xilografia, mentre il carattere si stampa con il piombo, quindi sono piombo e legno. Mentre la mano è una sola, quindi io potenzialmente con la mano posso fare il processo, no? Non è... Poi ci sono quelli che erano specializzati nelle miniature e quelli che erano specializzati nella scrittura, anche tra gli avanzi. Però tecnicamente diventa proprio una suddivisione forte. Cioè, stampiamo col legno, stampiamo col piombo, e quindi questo crea che questa interazione che c'era in Peraldus, nel Cavaliere di Vizio delle Virtù, farla graficamente, farla con una stampa a caratteri mobili diventa complessa. Ed è per questo che poi si perde, no, anche un po' di quella complessità grafica, perché tecnicamente c'è una suddivisione tra immagini e testo. Però capite che rispetto a questo sistema di frizione, io non avrei dubbi nel dire che è più efficace questo, anche se a noi ci sembra più lontano dalla nostra sensibilità. Questo invece sicuramente, se devo fare un viaggio e devo leggermelo a letto, è più utile. Un'altra caratteristica curiosa è che io questi testi li ho toccati di persona, perché li ho presi alla British Library di Londra, quindi li ho sfogliati. E la cosa interessante è che nell'edizione che avevo io, queste parti erano colorate. Vedete che ci sono delle parti che rimangono vuote? Perché? Perché permettono la personalizzazione del lettore. Quindi questi stessi segni grafici che qua sono presenti, già nel testo originale, qua vengono lasciati vuoti e consentono poi al lettore più o meno esperto o ad un altro amanuense che magari interviene prima di metterlo in commercio, permettono di creare dei segni grafici che così mi permettono un orientamento all'interno del testo. E questo nel mio... Questa è un'altra copia, questa è l'Herzog August Bibliothek, vedete? Quello consultato alla British Library, che potete consultare anche voi se andate e vi fate fare un permesso, ha invece queste parti che sono colorate. Questa analisi, per fare questa analisi mi sono ispirato ad un articolo, che adesso vi dico qual è. Invece non vi dico qual è, perché al momento non trovo. Ecco, l'esempio è ispirato pure nella diversità delle conclusioni dall'articolo di Margaret Smith, The Typography of Complex Texts, How an Early Printer Eliminated the Scribe's Red, che è apparso nel 1997 su Typography Papers, con dei sistemi complessi che poi sono stati ricostruiti da alcuni studiosi, su cui peraltro c'è anche un dibattito su qual era stata la tecnica utilizzata. Però quello che ci interessa è che anche in questo testo vengono utilizzati degli espedienti grafici non male. Vedete che le città principali sono segnate in rosso. Sono in rosso anche i venti. Questi sono i venti principali, qua c'è la Bretagna. Qua cosa vedete? Qua c'è Pisa, Genova, le città principali sono in rosso. E vedete che la costa è abbastanza dettagliata. E qua ci sono le isole e qua c'è l'inizio dell'isola Corsica. Quindi anche qui la grafica viene utilizzata, l'utilizzo dei colori serve per distinguere la gerarchia delle informazioni. Quindi un rosso è una città importante, quest'altro colore è la città meno importante. Così come anche i venti, come abbiamo visto prima, come questo, sono realizzati in rosso. Questa è la Normandia, vedete? Questa è una
un piccolo sistema di misura, quindi è una scala, consente di capire la corrispondenza. Quindi c'è anche una corrispondenza tra le grandezze e le misure non sono casuali. Quindi nel caso della costa, ad una misura così corrisponde una certa quantità, come una scala, come una scala di una cartina di oggi. Quindi in questo caso qual era l'obiettivo? Era consentire al navigatore di orientarsi. Qua ci sono due punti focali, da ognuno dei quali partono 16 sezioni che rappresentano dei venti. Vedete come è consumato questo? Perché probabilmente veniva proprio usato per prendere delle misure. E quindi questa porzione è consumata, vedete? Un po' come se uno l'avesse utilizzata per prendere, fare delle misure con uno strumento. Qua ci sono i venti, vedete? Riuscite a riconoscerli? Ci sono delle griglie che permettono di capire le grandezze, ma è del tutto invece irrilevante la distanza tra le parti. Cioè, mentre la costa è super dettagliata, vedete che tra qua e qua non c'è niente? Perché? Perché è difficile navigare sull'Appennino. Quindi la distanza tra le due parti delle coste non è per niente verosimile, perché non era quello l'obiettivo della carta. Però non possiamo tacciare i realizzatori di questa carta di mancato realismo, perché in effetti il suo obiettivo era quello di fare una sorta di successione delle città costiere e delle insenature. Non gli interessava fare una ricostruzione veritiera dell'ampiezza dell'Italia. Semmai gli interessava in questo punto, perché allora qua c'era un problema di... Nella stessa epoca, insomma, in anni simili, i mappamondi medievali erano anche fatti così. Cioè, questa era una mappa, la cosiddetta una mappa TO, perché c'è la T e poi c'è la O, che, vedete, torna. C'è l'Asia, l'Africa, l'Asia, vedete, Asia, Europa, Africa. Una tradizione di mappe, mappamundi che adesso noi conosciamo come TO, per capirsi, e che per uno che ha visto soltanto questi potrebbe far pensare che, insomma, che i medievali, insomma, che le persone che vivevano in quell'epoca avessero una visione dello spazio abbastanza molto diversa dalla nostra, ma in realtà nella stessa epoca potevano realizzare anche quella carta che abbiamo visto. Perché facevano questo tipo di carta? Per lo stesso motivo per cui noi possiamo fare una mappa della metropolitana in cui correliamo gli elementi tra di loro in modo diagrammatico, e per lo stesso motivo in cui noi possiamo fare un'immagine in cui, come abbiamo fatto, c'è un cuore messo qua, però su un busto nero stilizzato. Nello stesso modo qua, rispetto alla loro cultura, la cosa importante era capire che c'erano tre principali continenti, che erano le informazioni che avevano all'epoca: Asia, Europa, Africa, poi c'era il Don, il Nilo e il Mediterraneo, e poi il fiume oceano. Comunque questa era l'informazione che avevano all'epoca, ma questo non significa che loro pensassero che l'Europa era grande quanto l'Africa, o che necessariamente i fiumi fossero, le acque fossero disposte così. Era un diagramma della composizione del mondo, come se noi facessimo ogni continente una forma e poi le correliamo di loro. Quindi questo fa capire quanto è importante considerare diversi obiettivi comunicativi, perché se vediamo nella stessa epoca, un conto è voler fare una cosa per permettere la navigazione, un'altra cosa è voler fare qualcosa che permetta ad un soggetto di farsi un'idea in linea di massima di come, di quali sono i continenti. Veniamo poi infine un altro manoscritto, che è invece legato al concilio di Nicea. Questo è un manoscritto che ho trovato in un archivio lucchese. Io sono di Lucca. L'autore è Burkhard von Worms, latinizzato come Burkhardus von. Vabbè, poi se magari ve li mando. Si trova alla Collezio Canonum Libri, alla Biblioteca Capitolare Fililiana di Lucca.
L'immagine appare per gentile concessione dell'archivio di biblioteca Civicovile di Lucca. Ed è rappresenta anche all'interno di una mostra fatta dalla Fondazione Ragghianti, che ha fornito l'immagine tratta dal catalogo La mostra Lucca e l'Europa, un'idea di Medioevo. Per l'analisi mi sono fatto aiutare da un dottorando di storia dell'arte medievale, allora dottorando, adesso dottore, che si chiama Stefano Martinelli. Questo manoscritto rappresenta il Concilio di Nicea. Il Concilio di Nicea si è tenuto nel 325 d.C., in particolare l'approvazione del credo atanasiano. Cioè, questo concilio doveva approvare una certa concezione religiosa. Il testo dovrebbe essere legato all'azione di Anselmo da Baggio, che è un papa, Papa Alessandro II, vissuto tra il 1061 e il 1073, che era anche il vescovo di Lucca, che agisce nello spirito della riforma di Gregorio VII. Si pone in quell'epoca la necessità di affermare la dottrina a cui il clero deve adeguarsi, in questo caso il cosiddetto credo atanasiano. Quindi questo documento era in realtà tutt'altro che giocoso, cioè era un documento che probabilmente era collegato all'azione di un papa che doveva fare in modo che in un periodo di riforma si mettessero dei punti fermi su qual era la dottrina a cui il clero doveva adeguarsi. Quindi questo non era un, come dire, un'illustrazione, era un documento che doveva servire al clero per capire quali elementi bisognava adeguarsi pena la scomunica. E la scomunica non era comunque propriamente un'azione che aveva delle conseguenze pacifiche, no? Per cui è un documento con un peso. Com'è impostato? Tenete presente innanzitutto che all'epoca non c'era una nozione di documento simile alla nostra, per cui di fatto questo documento serviva, questa immagine doveva servire, aveva l'obiettivo quello di comprovare che in effetti questo concilio c'era stato nel 300 a.C. Cioè anche se era realizzato nel, dopo il 1000, aveva quasi una funzione di affermazione, come una specie di documento che doveva far capire che quella cosa era avvenuta realmente. Non so se mi sono spiegato. Cioè non c'era forte una concezione del documento di prova. Ovvero, in questo periodo non ha senso l'idea di documento come la intendiamo oggi. L'immagine stessa diventa una conferma della tradizione, anche se tra manoscritto e concilio sono passati più di 7 secoli. Come è impostato? In altro c'è un testo che ho scritto Incipit Concilium Quod a 318 santis patres constitutum es. Incipit concilium quod 318 sanctis, scritto breve, quindi sanctis patris constitutum es. Quindi inizia, il titolo è inizia, il concilio che è costituito da 318 santi padri. Quindi 118 santi padri. Ora, secondo voi quanti sono le teste? Sono 318. Come dire, c'erano proprio tutti, una specie di foto dall'alto. Scritte, tra l'altro vedete, ma è stato anche calcolato in alcuni casi male lo spazio, perché non è che avevano la possibilità di fare CTRL Z, quindi qua hanno... dopodiché abbiamo in alto Atanasio, protagonista assoluto. Del resto era il concilio in cui andava approvato il credo di Atanasio, quindi Atanasio è l'unico con il nome. A destra due altri soggetti dotati di questa aureola che identifica la santità. Tutti, sì, tutti sono santi. Infatti si dice santi padri, no? In mano ha un cartiglio, vedete, come se fosse un fumetto, e dice... In rosso, perché è il testo più importante, cioè quello dice, allora il cartiglio dice, quicunque, aspettate, torno indietro, qui c'è scritto, quicunque, vult salvus esse amten omnia opus est ut teneat cattolica fidem, vuol dire, chiunque voglia salvarsi deve anzitutto possedere la fede cattolica, quindi cattolica. Dopodiché c'è un bel editto, c'è una bella informazione su
perché bisogna adeguarsi. E c'è scritto in rosso: Omnis homo qui in Trinitate perfecte non crediderit anatema sit. Quindi, chiunque non creda nella Trinità perfetta verrà, sia scomunicato. Quindi, prima di tutto c'è un'addizione di una porzione del credo atanasiano. Attenzione, voi avete letto soltanto, vi ho detto soltanto una frase, ma in realtà in questo cartiglio ci sono due frasi che sintetizzano tutto il credo atanasiano. Quindi è come se ci fosse una delle frasi sintesi di tutto, di tutti gli elementi che costituiscono il credo atanasiano. Ci sono la prima e l'ultima frase del credo atanasiano. Cioè come se ci fosse della Costituzione il primo articolo e l'ultimo. Quindi voi immaginate qua, non so, il padre della Costituzione che ha in mano la Costituzione, primo e ultimo articolo, come dire, tutta la Costituzione, e poi sotto c'è invece un'informazione che dice chiunque non rispetti la Costituzione, e in particolare il concetto principale della Costituzione, non so, la democrazia, verrà, insomma, non farà più parte del, insomma, non vuol dire che non approva, no, l'Italia nel suo insieme. Qui invece c'è scritto Omnis homo qui in Trinitate perfecte non crediderit, cioè l'elemento principale del credo atanasiano, la Trinità perfetta, quella che tu prima dicevi, verrà scomunicato. Quindi vedete che c'è questo cartiglio in alto, poi c'è la scomunica, l'anatema, che poteva avere delle conseguenze reali. Quindi questo è un documento che in pratica ha anche un valore quasi legislativo, per quanto appaia con queste forme grafiche, no? E i singoli padri della Chiesa, ognuno, vedete cosa dicono? Faccio vedere. Dicono fiat, ovvero così sia, fiat oppure placet. Dire sono d'accordo, quindi fiat e placet. Dicono fiat, 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 placet, placet, placet. Quindi tutti dicono ok, sì, siamo d'accordo, stiamo approvando il credo atanasiano. Quindi questo era un altro esempio di un obiettivo comunicativo, che era quello di far capire chiaramente quali erano le cose principali e anche le conseguenze. Quindi è non molto diverso, se vogliamo, da un avvertimento. Quindi si comunica di cosa stiamo parlando, ma si dice anche, bello scritto in rosso, che insomma tutti devono adeguarsi a questa cosa, spazialmente distinta, in rosso, al centro, non c'è testo intorno, vedete com'è, è evidente. Qua invece vediamo un testo sempre di Serafini, che è un altro obiettivo, che è quello stesso che vi ho fatto vedere prima. E qui c'è una specie di discorso costruito soltanto attraverso una successione di cartine. Vedete, c'è questa isola che viene rossa, che a un certo punto decide di espandersi, no? È un gioco, perché è come se fosse una cartina delle espansioni politiche, cioè come se fosse, non so, l'impero X ha cominciato a... l'impero di Visualize, che prima controllava soltanto Lecce, si è espanso in tutta la Puglia, eccetera. Però in realtà qua cosa succede? Che in pratica le regioni fisiche stesse decidono di staccarsi. Quindi c'è una sorta di doppia espansione politica, che poi è anche un cambiamento fisico, insomma, materiale, fino a che non arriviamo proprio a una totale, vedete, conquista. In questo caso poi qua il passaggio, prima il passaggio è anche fisico, vedete, e poi invece diventa semplicemente un passaggio simbolico, cioè dopo è l'espansione dell'impero, ma senza più che addirittura si stacchino delle placche di terra. Vedete, anche questo è un esempio di come, senza dire niente, comunque si riesca, no, a comunicare qualcosa, in questo caso in modo ironico, surreale. Poi ci sono delle note che spiegano quello che è successo. Anche qua c'è questo punto che chiarisce, vedete? Poi vedete che qua si chiama e qua addirittura perde i nomi, perché è una fase di... Quindi forse, non ho capito, secondo me perché perde nomi?
cambiano, ma non sono ancora più stati stabiliti, quindi c'è un... Allora potrebbe essere che il passaggio sia fisico e poi dopo... Quelli sono rimasti. Quindi anche, ovviamente questo gioco che stiamo facendo è quello che l'autore vuole che facciamo. Cioè non è che c'è un'interpretazione unica, ci sono dei giochi interpretativi che poi ognuno può percorrere. Stiamo arrivando alla conclusione, l'ultimo tema è quello del rapporto tra comunicazione e accesso alla conoscenza, ovvero di come fare in modo di riuscire a comunicare con queste due persone che sintetizzano in generale il nostro pubblico senza sapere chi sono. Quindi torniamo a bomba al problema iniziale. E una questione importante è che quando noi produciamo un artefatto grafico parliamo ad un pubblico, ma in alcuni casi ne escludiamo altri. Perché innanzitutto non tutti hanno uno stile di apprendimento o uno stile cognitivo che funziona rispetto ad un testo di questo tipo. Ovvero, un po' tutti noi non siamo particolarmente attratti, credo, ma in particolare dei soggetti che hanno dei disturbi specifici dell'apprendimento, quindi ad esempio la dislessia, di fronte a questo testo hanno dei problemi gravi perché devono prima verbalizzarlo per comprenderlo, e quindi un testo di questo tipo riduce fortemente l'accessibilità, quindi in questo caso il concetto di accesso alla conoscenza è inteso come che l'informazione sia accessibile dal maggior numero di persone possibili. Un testo di questo tipo riduce fortemente l'accessibilità di un testo, esattamente come una casa posta al secondo piano senza ascensore impedisce a un certo tipo di persone di salire. Quindi, cosa si può fare per fare in modo che un testo sia il più possibile accessibile? Si può tenere conto del fatto che esistono tante tipologie diverse di modalità di interpretare, conoscere, leggere, diverse tipologie di intelligenze, e quindi più si moltiplicano i canali che permettono a diversi tipi di persone di aggredire il testo, più ampliamo l'accesso delle persone coinvolte. Al di là delle questioni dei disturbi specifici, ognuno di noi, anche all'interno di questa sala, può avere una predisposizione. C'è chi si trova molto bene nella lettura delle parole, c'è chi invece ha bisogno di schematizzare, c'è chi la schematizzazione però la deve abbinare al colore. Quindi, quando produciamo un testo rivolto a un pubblico ampio, se teniamo conto di questo, possiamo fare in modo di costruire un testo maggiormente accessibile. Quindi, se passiamo da qua a qua, già abbiamo aiutato perché abbiamo diminuito le parole e le abbiamo trasformato in nessi concettuali. Quindi qua abbiamo bla, poi abbiamo bla 1, quindi già ho fatto una suddivisione tra concetti, no? E tra questo e questo ho sicuramente acquisito, ho conquistato una serie di lettori, ho fatto in modo che una serie di persone in più siano in grado di comprendere. Quindi rivediamo rapidamente questi passaggi concettuali. Ancora posso, come abbiamo visto già in precedenza, schematizzare i concetti collegandoli tra di loro con delle relazioni. Questa è una mappa che avevo fatto. Non ho fatto vedere niente in questa presentazione sul lavoro fatto da me, perché preferisco parlare di lavoro di altri. In questo caso si tratta di un lavoro, diciamo così, di bozza che serviva a far capire come impostare un saggio. E quindi c'era la scelta del lettore modello, chi sono i tuoi lettori, era pensato per gli studenti di Lisia. Specialisti di comunicazione visiva, lettori specialisti o non specialisti o specialisti di illustrazione. Un certo tipo di lettore scelto porta a un certo tipo di formulazione del topic del tuo saggio, e la formulazione del topic porta alla ricerca di un metodo per rispondere. La verifica di un metodo per rispondere porta alla verifica della valutazione dell'efficacia del metodo e porta a valutazione dell'efficacia, quindi il metodo è in grado di rispondere alla domanda e allora vado avanti con la ricerca, oppure mi rendo conto che la domanda che ho fatto
per avere una risposta richiede un metodo che al momento non ho e quindi devo riformulare, no, la domanda del topic. Per esempio, rispetto alle questioni che mi poneva, non mi ricordo il tuo nome, Marco, relativamente ai giapponesi, come leggono, come interpretano, se la domanda, uno potrebbe decidere di fare una ricerca e si dice la lettura, l'interpretazione della sintassi spaziale nel mondo, ma mi renderei conto che per rispondere dovrei fare una ricerca che dura degli anni e praticamente su tutte le popolazioni del mondo. Allora a quel punto mi rendo conto che il mio metodo è inefficace, no? Valutazione inefficace del metodo, e quindi riformulo la domanda. La domanda è: i giapponesi del presente sono in grado di, come leggono la sintassi spaziale? A quel punto sono in grado di rispondere. Questo schema contiene dei nuclei verbali, ci sono dei segni grafici, e è evidente che rispetto a dover spiegare la stessa cosa soltanto con delle parole, le persone che sono in grado di comprenderlo aumentano radicalmente. Poi, al di là, poi dopo può essere fatto più o meno bene, però può essere migliorato sicuramente, come può essere anche peggiorato. Però potenzialmente ha una capacità di accesso alla conoscenza superiore al testo, a un testo che dice le stesse cose in modo soltanto lineare. C'è poi un'altra modalità che possiamo considerare quando parliamo di accesso alla conoscenza, ed è un dettaglio, che è l'uso della fonte. I soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento, in particolare con la dislessia, hanno un problema, ma non solo loro, anche altri, che è quello di ribaltare i glifi, ovvero ribaltare le forme. E quindi loro, ma in generale chiunque, quando leggiamo un testo, dobbiamo essere in grado di distinguere chiaramente i glifi tra di loro. Vi ricordate il sistema notazionale? La differenza tra 1, 2 e 3? È importante che il 6 e il 9, ad esempio, siano facilmente distinguibili. Se io, quando leggo, compio per dei miei problemi un ribaltamento, posso confondere il 6 con il 9. Vedete? Così come posso confondere la piccola D o la piccola Q. Questo è un carattere, la fonte elvetica. Vedete che la fonte elvetica, che è basata su un grande rigore, no, formale, ha un problema dal punto di vista dell'accesso alla conoscenza, dal punto di vista dei soggetti dislessici, perché il 6 e il 9 sono praticamente lo stesso 6, lo stesso 9 girato di 180 gradi al centro, cioè lo girate e diventa un 9. La B è speculare alla D, che a sua volta diventa una P, che ribaltate diventa una Q. Quindi B, D e Q praticamente sono lo stesso glifo. Quindi voi immaginate uno che, leggendo una B, mentalmente la ribalta perché ha questo tipo di percezione, si perde. Ci sono delle ricerche che fanno vedere come un carattere di questo tipo crei dei grossi problemi di lettura a un soggetto dislessico. Le altre glifi chiave sono la M, la N e la U, che devono essere facilmente distinguibili. Vedete che qua la U è una N, ribaltata in questo caso a partire dall'asse delle X. Ancora importante è che la I maiuscola sia distinguibile dalla L minuscola e che la I minuscola sia distinguibile. In questo caso la I minuscola è distinguibile, invece la I maiuscola e la L minuscola sono uguali. La G e la Q, che di solito sono un po' difficilmente distinguibili, in questo caso sono invece abbastanza distinte. Quello sotto è un carattere pensato per soggetti dislessici, che è un carattere open source, si chiama TestMe Font. TestMe Font. È pensato per, a partire dalle ricerche più recenti sul rapporto tra grafica e problemi disturbi specifici dell'apprendimento DSA, DSA si chiamano in sintesi, come la dislessia, vedete che il 6 e il 9 sono fatti in modo tale che non possono essere ribaltati. Perché? Perché se io ribalto il 6, il trattino va verso l'alto.
Quindi il 6 e il 9 non sono confondibili, cioè sono sempre confondibili, ma meno, perché se io mentalmente ribalto il 6, il trattino va in alto, ma so che quello col trattino alto non può essere il 9, perché il 9 è il trattino in basso. Quindi ci deve essere prima un apprendimento di questo linguaggio? No. Questo è un proprio l'altro giorno c'è un progettista che ha messo questo carattere nel tablet, ha un tablet realizzato apposta per i dislessici, e ha verificato che con questo carattere, piuttosto che con un altro carattere standard, aumentava di molto la leggibilità, senza bisogno di apprendere. Cioè, questa è semplicemente una fonte che tu installi. Potenzialmente può funzionare per chiunque di noi, però può avere come controeffetto quello che può creare un po' di affaticamento, perché c'è una distinzione molto forte tra i glifi. Quindi, diciamo, tra le varie performance di lettura aumenta la performance di differenziazione dei glifi, ma diminuisce un po' la performance di affaticamento. Quindi quando si parla di efficacia della fonte rispetto alla lettura, si può dire rispetto a cosa? Una fonte pensata per essere vista velocemente quando passo con il treno davanti alla stazione, se la utilizzi per leggere, dopo un po' gli occhi ti lacrimano. Però in questo caso è una fonte che è un compromesso, questa TestMe, tra l'esigenza di differenziazione e quella di non affaticamento. Scusami, TestMe. TestMe perché è pensata proprio per testare l'efficacia delle scelte grafiche. 6 e 9 sono diversi. Vedete la B e la D? La D ha questo apice qua, questo trattino. Questo trattino che permette, che impedisce il ribaltamento. La P è diversa dalla D, vedete che ha dei tratti, ed è particolarmente diversa dalla Q. Comunque, vedete, questa è la stessa lettera ribaltata. Qui invece è impossibile o è più difficile il ribaltamento grazie ad una serie di caratteristiche che differenziano i singoli glifi. Nello stesso modo la M e la N sono differenziate, e vedete che anche la U e la N sono diverse, perché la N ha questo tratto, vedete? Mentre la U ce l'ha soltanto da un lato. Questo è diverso da questo e questo, mentre queste hanno gli stessi elementi. La I maiuscola, la I minuscola e la L sono molto diverse tra di loro. E questo aumenta la leggibilità. Ci sono degli studi? Sì, sono basati su degli studi. Sì. Se cerchi su internet, cerchi il mio nome più TestMe e trovi i riferimenti. Okay. Tant'è che adesso nella nuova normativa europea per i foglietti illustrativi, cioè nuova per l'Italia, ma europea dal 2009, che è la normativa a cui l'Unione Europea, l'Agenzia Medica dell'Unione Europea, chiede ai produttori di foglietti illustrativi dei farmaci di adeguarsi, c'è scritto che uno dei criteri grafici deve essere la fascia di differenziazione tra I maiuscola, I minuscola, L. Perché? Perché i foglietti illustrativi sono letti da tutti, e quindi i foglietti illustrativi devono avere una grande accessibilità, e quindi bisogna scegliere dei caratteri in cui i glifi sono facilmente differenziabili. Ora, ho preso Helvetica come esempio peggiore, quindi quando uno dice che Helvetica è il carattere più leggibile, uno dice, ma insomma, dipende. E quindi, ovviamente, questo è un altro aspetto da tenere presente, che aumenta l'accesso alla conoscenza di un certo artefatto grafico. Un altro elemento sempre grafico è quello della differenziazione della distanza tra le parole. Proprio delle ricerche dimostrano che soggetti dislessici tengono, o comunque persone che possono avere, perché dislessia è una categoria un po' forse troppo specifica, diciamo, persone che possono avere disturbi dell'apprendimento, disturbi di lettura o in generale diversi stili di lettura, possono essere facilitati da una differenziazione forte tra una spaziatura forte tra le parole. In questo caso c'è scritto Talking Loud and Visualize, con questa spaziatura aumenta la capacità di lettura da parte di un certo tipo di persone, perché si evita l'effetto crowding, cioè l'effetto affollamento, ovvero la confusione tra le parole. Nella scrittura, spesso nello scrivere non hanno una forma di puntare, ma tendono
Quindi la distanza tra le parole, vedete anche la distanza tra i singoli glifi è cambiata, per cui il testo è più lungo. Ecco, con queste caratteristiche, sempre questo progettista che sta lavorando su dei tablet ha fatto proprio delle verifiche, ha visto che il carattere testmi con una spaziatura di un certo tipo tra le lettere ed una spaziatura di un certo tipo tra le parole aveva una maggiore efficacia. Quindi in generale ci sono delle ricerche che dimostrano come le scelte grafiche che io compio, quindi anche il carattere scelto, la distanza tra le parole, la distanza tra i singoli glifi, può aumentare la performance di lettura e quindi lavorare nella direzione dell'accesso alla conoscenza, che è un altro obiettivo che ci poniamo quando noi, in quello schemettino che avevamo all'inizio, lanciavamo il nostro grafico rispetto ad un pubblico, il nostro artefatto rispetto ad un pubblico che non conosciamo, quindi potenzialmente può essere anche qualcuno che ha questi problemi. Ecco, adesso finito, ritorniamo alla situazione comunicativa esistente, però senza più la presentazione, perché adesso ci sarebbe in teoria lo spazio per le vostre domande. Ecco, ho finito. Ci sono questioni? Vai. Mi interessa molto l'ultimo aspetto. Dimmi. Perché se ci sono anche sull'open source, perché è molto molto interessante. Ci sono vari caratteri open source. Sì. Quindi questo non sapevo l'esistenza di questi caratteri. Mi hanno detto che ci sono dei programmi adatti, però alcuni docenti universitari, soprattutto a Bari, considerano questi programmi open source come delle limitazioni. Non aiutano il bambino in questo caso ad uscire fuori e a fare. Utilizzano un altro metodo che è molto più manuale. Però questo aspetto è molto molto interessante. Le potenzialità di questo sono che sia la singola persona si può scaricare la font e installarla gratuitamente nel computer. E quindi tutti i testi che produce possono essere realizzati. Poi ci sono varie differenti versioni della font che dovrebbero rispondere a anche diverse esigenze del lettore. E poi potenzialmente, certo, anche realizzare un libro, dei libri che... Perché al momento molti dei libri sono audiolibri a volte. Sì, partono dall'idea che la parte grafica è quella standard. Si mette qualche mappa concettuale e poi tanto ci sono degli strumenti compensativi che leggono il testo. Ma... Che ovviamente, certo, sono utilissimi. Sono utilissimi, però poi in quel caso il bambino rimane un po' fuori. Invece questo, certo, c'è un approccio immediato. Certo, la strategia può essere quella di fare delle scelte grafiche che riescano a funzionare sia per i soggetti, diciamo così, che non hanno quel problema e anche per i soggetti che hanno quel problema. Quindi con un compromesso tra differenziazione tra glifi e affaticamento. E potrebbero, poi bisogna verificare quanti, sì, però insomma, potrebbero ampliare l'accesso. Ma la fonte è un primo elemento, poi bisogna anche lavorare sulla schematizzazione dei contenuti, sì, questo senza dubbio. La costruzione di una scrittura che non sia puramente scrittura di parole, ma che sfrutti le potenzialità grafiche. Sì, le mappe concettuali appunto sono diffuse. Sì. La ringrazio. Prego. Per quanto riguarda i DSA, esistono anche dei metodi che riguardano le mappe concettuali, le infografiche, comunque quello che ci spiegavi tu prima, cioè un ragazzo, un bambino con un disturbo dell'apprendimento, riesce a riconoscere le figure retoriche che ci sono dietro quelle immagini? Guarda, su questo ci sono persone... Sì, la risposta è sì, ci sono delle ricerche
ci sono proprio anche delle persone specializzate nel costruire mappe concettuali o schemi che funzionano per i disturbi specifici dell'apprendimento. Per esempio c'è una cooperativa a Bologna in cui c'è una mia collega semiotica che si chiama Chiara Mancini, che proprio lavora a stretto contatto con i bambini che hanno disturbi dell'apprendimento. E cosa fanno loro? Li aiutano costruendo per loro delle mappe, degli strumenti visivi che migliorano la loro comprensione. Non necessariamente un'infografica maggiormente comprensibile, perché dipende da come è realizzata. Cioè, dipende da quali sono i criteri con cui è realizzata. Quindi non qualsiasi, non è che necessariamente un grafico è più leggibile rispetto a un testo lineare. Bisogna vedere con quali criteri, bisogna conoscere anche le diverse tipologie di disturbo, quindi è sicuramente un terreno molto interessante che da esplorare e su cui ci sono tante persone che lavorano e su cui le risposte univoche non ci sono. Sicuramente lavorare nella semplificazione delle parole, nella evidenza di nuclei concettuali, nella creazione di livelli di lettura, per cui io ho un primo livello, un secondo livello, un terzo livello, credo che aiuti tutti, anche chi non ha dei disturbi specifici. Comunque sì, esistono ricerche su questo. Si chiama la cooperativa? Era diversi modi, ma non mi ricordo il nome. Chiara Mancini. Una delle persone della cooperativa. Poi ci sono ricerche, ci sono degli studiosi, degli psicologi che studiano specificamente queste questioni del disturbo specifico, quindi poi c'è tutta una letteratura. Il problema è riuscire a correlare la letteratura scientifica sulle questioni del disturbo specifico dell'apprendimento con la questione della progettazione grafica, perché bisogna riuscire a integrare i due saperi. E anche con la realtà pratica, certo. E poi in classe magari non c'è una lingua. Certo. Difficile anche con le esigenze delle case editrici, con i docenti, insomma, è un progetto ampio. Secondo te c'è una predisposizione della scienza su questo tipo di... Sì, guarda, proprio adesso all'Idea di Urbino è in atto un progetto di ricerca in cui appunto ci sono degli studiosi di dislessia che collaborano con invece i progettisti grafici. Era tutto nato proprio a partire, c'erano dei progetti in corso con varie case editrici, poi c'era stato questo carattere Test Me, e, insomma, che aveva permesso di mettere in contatto studiosi di scienze cognitive con studiosi di progettazione grafica. Perché in alcuni casi le ricerche fatte dagli scienziati, anche sulle scelte grafiche, mancano, perché non sono esperti, di competenza tipografica. Per esempio, correlavano tra di loro un carattere, una delle domande ricorrenti era meglio grazie o senza grazie? Allora, prendo un carattere con le grazie e lo correlo con uno senza grazie. Quindi prendo Times e lo correlo con Helvetica. E dico, vabbè, vediamo a parità quale dei due è più leggibile. Perché è più leggibile Helvetica? Ok, allora Helvetica è un carattere migliore, ma in realtà... Qual è il problema? Se io correlo Helvetica col Times, la differenza non è soltanto le grazie. Cioè, Helvetica e Times sono due caratteri, cioè, se vedete, non so, vediamo sopra Helvetica con Test Me. Questi caratteri non si differenziano soltanto perché uno ha le grazie e l'altro no. Si differenziano anche perché sono diversi gli occhi, sono diversi ascendenti e discendenti, insomma, sono diverse la modalità con cui sono realizzati questi trattini, eccetera, le grazie. Quindi non posso correlare Arial con Times o Helvetica con Times. E allora quelle ricerche fondamentalmente possono essere messe in discussione da quel punto di vista. Quindi quello che abbiamo fatto cos'era? Realizzare un carattere che era Test Me, che aveva una versione con grazia e una senza grazia, cioè sono uguali dal punto di vista di una trentina di parametri, cioè sono uguali, salvo per il fatto che uno ha le grazie e l'altro
non le ha. Uno ha le grazie e l'altro no. Ci sono due testimi, per quello si chiama testimi, perché serve per testare. E a quel punto, in quel caso, si potrebbe fare una ricerca verificando se prendi lo stesso testo, metti testimi con le grazie, prendi lo stesso testo, metti testimi senza grazie, puoi ricominciare a capire qual è il fattore discriminante, no? Qual è la variabile, perché altrimenti è come correlare una casa a Lecce col terrazzo, una casa a Roma senza terrazzo. Dico, vivo meglio nella casa a Roma, e dico, ah, perché è senza terrazzo? Magari dipende dal fatto che è a Roma, o dipende dal fatto che è a Lecce, da com'è la casa, quanto è grande, che pavimento ha, non dal terrazzo. Quindi le grazie sono il terrazzo. Quindi comunque no, c'è disponibilità almeno per quello che io so e all'interno dell'ambiente che conosco, c'è grande disponibilità dal punto di vista di progettisti grafici a capire, a farsi guidare dal punto di vista della letteratura scientifica, che è complessa. Sì, è una bella sfida. E dal punto di vista degli scienziati cognitivi c'è interesse invece a prendere delle questioni specifiche di tipografia. Mm-hmm. Certo. Ok. Grazie per l'attenzione. La mia mail, se volete scrivermi, è leonardoromei@gmail.com.